Un programma in collaborazione con Mondoflex, Reti e Materassi. Caffè Agostani, espressamente a casa tua, come al bar. WilliamIndios.it. La Serie A TV. Buonasera, benvenuti a Qui Studio Voi Stadio. È la serata della Juventus, ma dobbiamo parlare anche del post-derby con la crisi Inter, il Milan che comunque non riesce a sorridere. C'è poi una notizia dell'ultimo minuto che vedete già sopra la nostra testa e ne dobbiamo parlare subito. Vado a salutare Cristiano Ruiu, ciao Cristiano. Saluti, saluti. Giulio Mora, ciao Ciao Giulio. Stefano, buonasera. E poi la curva bianconera, Luca Momblano, ben ritrovato Guido Stefano. Tolomei. Saluto a tutti. Ciao Guido. Allora, partiamo con la notizia dell'ultimo minuto. Ufficiale, Abramovic mette in vendita al Chelsea i proventi della cessione per le vittime della guerra. I proventi della cessione andranno in beneficenza a favore delle vittime del conflitto. Cosa può aprire, quali scenari può aprire questa decisione di Abramovic? Andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo anche da qui, a tra poco. Rieccoci, allora saluto anche Mimmo Pesce, benvenuto Mimmo. Sì, buonasera, buonasera. Con la mascherina, sì. Ti sei messo nella curva bianconera, vedo. Hai visto? Io dico io, mo' con tutto lo spazio che c'è qua dentro, qua mi dovete mettere. Curva bianconera. Avrai qualche, no, ho avrai capito, qualche ma peccato curva bianconera o non curva bianconera? Mo' io dico, sto qui è uno studio che saranno 3-4 mila metri quadri di studio. Un po' di più, secondo me. Esatto. Dico, qua mi dovete mettere? Va bene, ok. Va bene, pensa che in teoria è in mezzo, mi sono spostato io puoi per fare la farti tua sentire. Parte, no, no, hai fatto bene a la partita. Allora, commentiamo questa notizia che è appena arrivata. Vendo il Chelsea i proventi alle vittime della guerra in Ucraina, scrive in un comunicato ufficiale sul sito del Chelsea, dice Abramovic ha incaricato il mio team di creare una fondazione benefica in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita. La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ma vittime russe? No, vittime della guerra in Ucraina. Lui è stato anche generale contattato per andare a trattare sì, però non era al tavolo la pace. Non no, era al però tavolo. Ha partecipato, diciamo, al... Che effetto fa questa notizia, Momblano? Che scenario può aprire? Ma non è, secondo me, di così scontata lettura, però sicuramente è una notizia, come dici tu, ed è la conferma di quello che insomma aveva circolato nelle scorse ore, ovvero di offerte di gente che si faceva avanti per il Chelsea dopo le dimissioni dalla carica formale di presidente, un atto dovuto anche per certi versi da parte di Abramovic, però questa è qualcosa di più perché c'è un grandissimo potente del calcio, noi decliniamo ovviamente questo discorso sulla in ambito calcistico, in ambito certo calcistico, c'è un grande potente del calcio, campione Europa, campione del mondo in carica, perché questo si tratta, che ufficializza la cessione. La mia sensazione, te l'ho detta prima di entrare in onda, se ha fatto venduto uno statement, un comunicato di questo genere, perché ha già venduto. È nel stato senso un non privilegio. Lasciare, cioè lui le cose che doveva fare a livello formale le aveva fatte, cioè si era tolto da un impegno diretto dal Chelsea in maniera molto chiara e inequivocabile. Se è uscito il comunicato della cessione è perché ha già l'accordo, mio giudizio, per la cessione. Non immagino il Chelsea che rimanga sì, per però, mesi Luca Fausto, scusami, in attesa di un acquirente. Tra l'altro si parla di cifre tra i 2 e i 3 miliardi di euro per acquistare. Lui dice, è stato un privilegio far parte di questa società, sono orgoglioso di tutti i nostri successi, spero che mi venga concessa la possibilità di andare a Stamford Bridge a salutare i tifosi. Io dico questo. Mimmo. Giustamente Luca Fausto ha fatto un'analisi, se vogliamo, che è rimasta nell'ambito calcistico. Io invece vado oltre, cioè, il concetto di base è un oligarca russo che vende una squadra europea e che dice i proventi saranno, senza specificare russi o ucraini, e secondo me questa è la notizia, cioè, il concetto di base è dice uno della che guerra è vicino, così vicino a Putin e che dice io i proventi li darò alle vittime, che è evidente che insomma mi sembra sotto gli occhi di tutti che le vittime saranno decisamente più ucraine che russe, mi sembra di arrivarci un po' per ma tu logica. Vedi poi uno poi restiamo ovviamente al calcio, sì, però poi la notizia noi ritorneremo al ovviamente calcio, riguarda però anche la vita la di mia tutti i analisi giorni. Su questa no, ma dico, tu vedi uno scenario quindi positivo o negativo, nel senso che prevede quindi che sarà un conflitto lungo, che si andrà avanti ancora per tanto tempo? No, io invece la voglio leggere in senso positivo, positivo. Nel senso che per me una persona così vicina a Putin che apre in questa maniera, che soprattutto dice questa cosa importante, certo, così importante,
mi fa può pensare, costringere Putin, diciamo, no, insieme mi fa a... pensare che una cerchia intorno a Putin comincia a farsi delle domande, comincia a crearsi qualche... Insomma... Cioè c'è una protezione anche della sua immagine per il futuro, questo. No, secondo me, infatti, Mimmo è molto, molto sognatore, molto... Invece io ci vedo più che altro quello che stava adesso accennando Luca, cioè una vera e propria protezione dell'immagine di Abramovich. Cioè Abramovich nel mondo perché cosa è conosciuto? Per essere proprietario del Chelsea. Certo. Eppure il Chelsea non è la sua fonte d'affari più importante da quando esiste Abramovich. Anzi. No? Anzi. No. E lui ancora una volta, non so se sia vero quello che dice Luca, cioè che abbia già venduto oppure no, non lo so, questo non lo so. Secondo me. Di sicuro lui utilizza ancora una volta il Chelsea per... in questo caso tutelare o addirittura, come ha detto Mimmo adesso, però glorificare la propria immagine. No, no, al di là della cessione, Stefano, al di là della cessione, lui utilizza il Chelsea per dire io con questa cosa non c'entro nulla, anzi... Con la guerra? Con la guerra? Sì, 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 okay. Con la guerra. No, con la guerra. Per... No, con la guerra. No, no, con la guerra. Non solo ne prendo le distanze, ma addirittura faccio vedere di partecipare attivamente alle conseguenze... non negative ma devastanti, devastanti. Che sì, mola. A me ha colpito una cosa, intanto questo, la decisione di Abramovich è arrivata dopo le parole della figlia che non possono passare inosservate, anche perché sono state parole molto forti, sì, dette la settimana scorsa, dove lei invece ha preso decisamente le distanze dalla guerra, mettendo tra virgolette imbarazzo il padre, che poi abbiamo visto quello che ha fatto, anche se sapevamo benissimo che comunque lui in Inghilterra non solo non metteva piedi da un bel po' di tempo, non ce l'avrebbe più rimesso. Ma la cosa più importante, e questo ho sentito che anche Putin lo ha detto oggi, è che al di là di quelli che dicono lo sport, eccetera, no, lo sport, il calcio, ma non solo, ha dato dei segnali importanti, perché Putin, quando dice non mi aspettavo che anche lo sport e la cultura... Questo l'ha detto il ministro degli esteri, il Lavrov. Ministro degli esteri, sì. Lavrov, che però diciamo è una delle figure più vicine. Cioè, aver tolto alla Russia i mondiali di pallavolo, che si sarebbero disputati a settembre. Sì, no, tutto fa, tutte le squadre, sanzioni dovrebbero portare ci sono a fare un passo indietro. I paralimpici, chiaro, che sono comunque degli atleti che... meriterebbero anche più visibilità, più rispetto, vanno lì a fare queste Olimpiadi senza bandiere, se vincono una medaglia non possono neppure esibirla, tutto può contribuire. Dai, vi sento tutti, poi passiamo all'analisi del derby e della partita di ieri. Tolomei, e saluto anche, do il benvenuto a Gianni Sandrè. Ciao Gianni. Buonasera, buonasera Guido. Ciao. Secondo me è più complicato di quello che poi appare a prima battuta. Io che Abramovich sia il primo oligarca che effettivamente va contro, perché poi di questo stiamo parlando, a Putin in un sistema che abbiamo imparato a conoscere nella storia moderna, non lo so, devo ancora capire che cosa vuol dire, devo ancora capire che cosa c'è sotto. La prima cosa che mi viene da pensare è sicuramente quello che hanno detto Luca e ribadito Cristiano, cioè prima di tutto una protezione dell'immagine di Abramovich, che tutto è tranne che solo ed esclusivamente legato all'immagine russa, Putin, a tanti altri affari in cui lui deve poter uscire bene. Però sappiamo anche come e quanto, e di video in rete ultimamente ce ne sono tantissimi, Putin conti su certi personaggi e li abbia assolutamente in mano. Era di pochi giorni fa il video di quel grosso industriale che oggi è fantamiliardario, che era indietro con i pagamenti dei suoi dipendenti. Putin ha fatto una riunione con lui davanti dicendo vieni a firmare che tu metti in regola tutto entro un tot. Abramovich, sì. Putin, sì. Non Abramovich. Quindi, nel senso, Putin ha molto in mano certi personaggi. Che Abramovich lo punti così di petto, seguendo quello che sta facendo il resto del mondo... sarà, io però devo ancora capirlo bene. Beh, la vendita resta un atto concreto, perché poi sì, ma bisogna capire per cosa, bisogna capire pulire l'immagine, bisogna capire bene per cosa. Stefano, in 10 secondi. Perché so che ovviamente questa è centrata un po' tra capo e collo, questa notizia. In 10 secondi.
io non sono un grande analista, però se Abramovich avesse voluto smarcarsi da Putin, doveva fare l'esatto contrario. Non vende Chelsea, vende le azioni o lascia tutto quello che ha del patrimonio russo, lui tra l'altro ha anche doppio passaporto israeliano, quindi può anche rinunciare al passaporto russo, si smarca, sta di qua, poi per buona reputazione può dire, sapete cosa c'è, il Chelsea in questo momento lo gestisce la fondazione. No, ma certo, ma non c'è. A me sembra esatto contrario. Infatti, secondo me, sinceramente... Poi non lo so, però... Ti vedo indiavolato per questa cosa qua, però no, sinceramente... No, indiavolato. No, no, nel senso che... Assolutamente. Ti vedo motivato. Mi sembra un argomento... No, ma lo è. Visto che ma no, no, l'argomento è importantissimo. La tua chiave di lettura che non condivido, nel senso, non è che l'accessione del Chelsea dimostra una presa di posizione per forza lodevole da parte di Abramovich. Secondo me ha ragione Luca, no, è slegata. Ma è il secondo passaggio. I soldi della vendita vanno alle vittime della guerra. Ecco, però Stefano, quello andremo a vedere negli effettivi. Bene, quello sa, quello vabbè, sarà un passaggio. Ma lascia stare. Vabbè, questo è chiaro, lo andremo a vedere. Lascia stare. Però scusa Stefano, banalizzo tantissimo. Abbiamo visto tutti vendere club. No, no, banalizzo tantissimo. Beneficenza e proventi. Però io e te siamo amici. Se tu fai la guerra e io ti dico, vabbè, le vittime della tua guerra le aiuto io e te rimaniamo comunque amici, sì, capito? Però è un gesto politicamente molto importante. Però è chiaro che tutte le interpretazioni sono... Sincero, non mi fatemi sentire anche Sandrè, così poi passiamo al derby. Gianni? La terra si sta sgretolando e noi sopportiamo un uomo che ammazza i civili. Io finisco qua questo discorso. Va bene, allora passiamo al quello che è successo ieri sera. Dobbiamo vedere anche le immagini, ci sono polemiche anche a livello arbitrale. Andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo da qui. Salutiamo anche Fabrizio Biasin, benvenuto. Buonasera, buonasera. Faccio commentare anche a te, prima di passare al derby, questa notizia della vendita del Chelsea, proventi alle vittime della guerra. Che... Sì, secondo me va un po' diciamo digerita la notizia, perché rispetto a questa cosa che arriva all'improvviso, più o meno all'improvviso, ci sono mille versioni, no? Uno dice che bravo, che fa anche la beneficenza, eccetera, eccetera. A me spaventa molto il fatto che una persona così importante, che certamente conosce cose che noi non conosciamo, decide di... Cioè dici che lo scenario potrebbe essere negativo? Non lo so, non ho la minima idea di quello che sto dicendo, quindi non, però a me spaventa così, vista così a me... Stefano, è anomalo che lasci tutto quello che hai in Inghilterra, Certo, cioè, non è che infatti è un le interpretazioni sono o che è a conoscenza che le cose andranno avanti per molto tempo, quindi si toglie. Sì, ma andranno avanti molto tempo in modo anche grave. Ci torna a casa. Anche grave. Anche certo. Allora, vediamo invece il derby, quello che è successo nella serata di ieri. Intanto vi chiedo a tutti, parto ovviamente da Milan e Inter, che partita avete visto? Noi parliamo di crisi Inter, perché dal derby poi l'Inter non ha più vinto una partita se non la partita con la Roma in Coppa Italia. Cristiano, parto da te, il Milan giocava in casa, che Milan hai visto? Visto un derby totalmente diverso dagli altri due, perché negli altri due derby l'Inter aveva fatto la partita a tratti dominata e poi non è riuscita a vincere, addirittura al ritorno ha perso. Invece ieri sicuramente la partita l'ha fatta il Milan da tutti i punti di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico, atletico. E ovviamente nella partita di ieri, secondo me, abbiamo un pochino sottolineato le lacune tecniche del Milan, perché ieri con degli attaccanti tecnicamente da squadra di alta classifica un gol lo fai, invece ieri ho visto proprio veramente tanti errori tecnici, ma marchiani, da parte di numerosi giocatori, e lì vedi che obiettivamente la cifra tecnica di questa squadra lo dico sempre, è una grande impresa, se non so che è sgradita la parola miracolo, stare lì davanti con questa portata però tecnica ti di squadra. Una domanda, Cristiano, ti chiedo questo, il Milan ha cuore? Lascia stare la questione tecnica, ti chiedo, questo Milan ha cuore? Infinito, sì, infinito. E allora vince lo scudetto. Infinito. E no, allora, ma certo. E allora vince lo scudetto. No, ma attenzione, la Juve di Conte. Se tu mi dici. La Juve di Conte, tecnicamente. La prima. Sì, la prima Juve di Conte, tecnicamente. Erano uno, tre gradini sotto il Milan, ha vinto la Juve. Stefano, dai. Pirlo, Vidal, no, Steiner. Tre mi sembra un po' esempio. Stammi a un gradino. Cristiano, stammi a un gradino. Dai, tre troppo. Comunque, era nettamente.
Stefano, Cristiano, se hai quel cuore infinito vince lo scudetto. Paragone è, ma perché le altre hanno questo cuore, Milan e quella Juve che Mimo, ha vinto. Tu hai cuore. Quella Juve che ha vinto e questo Milan. Non è Io l'ho letto. Libro. Scusami, Biasini, invece l'Inter. L'Inter ha giocato ieri la peggior partita della gestione Inzaghi. Siccome arriva in questo momento. Beh, sì, dimmi un'altra. Per me è la peggior partita. Sassuolo non benissimo. No, perché anche contro il Sassuolo hai sbagliato completamente l'approccio, assolutamente imperdonabile. Ma dalla mezz'ora in avanti, poi hai creato 30 occasioni. Però ti sono passati sopra le orecchie. Sì, potevano farti 5 gol. Ma io ieri invece non ho visto niente. Non so quante palle gol ha avuto Sassuolo. Io dico la mia, poi ognuno dica. Per me, dalla mezz'ora. Non ti nervosire, però. Dalla mezz'ora in avanti, l'Inter ha creato 30 occasioni contro il Sassuolo, belle o brutte che siano, ma ha fatto il suo gioco. Più brutto, nettamente più brutto di quello di novembre e dicembre, ma l'ha fatto. Ieri no. Ieri l'Inter non ha fatto niente. Questo mi spaventa parecchio, perché ieri non ho riconosciuto l'Inter. Quindi non è solo un problema, poi parleremo dei singoli. Ieri non ho riconosciuto l'Inter, come non riconosco Mimmo Pesce nella curva della Juve. Non che capisco. Pazzesco, guarda, ho fatto polemica appena partito. Ci ha tenuto tanto ad essere lì. Fatemi sentire anche Sandrè, mentre vediamo questi sono gli ultimi risultati dell'Inter, da derby a derby, quindi dalla sconfitta nel derby ci sono state una vittoria, l'unica in Coppa Italia, 3 pareggi e 3 sconfitte. Gianni? Ma 4 partite senza gol. Anche 4 partite senza gol. Le ultime 4. Ma io non capisco. Cioè, chi giocava in casa? Il Milan. Quando si va in una partita di coppa, sia essa qualsiasi coppa, chi gioca in casa deve vincere. Io metterei sotto il banco degli imputati il Milan. Lo 0-0 è un risultato. Gianni, si è dimenticato la Champions League del 2003 quando Cooper ha spiegato ganaremo nosotros e non si ricordava che c'erano i gol in trasferta nei due derby. Sandrè, facciamolo finire, dai, facciamolo finire, che è in collegamento più difficile. Vai Gianni. No, io non parlo se mi venite sopra perché vai. Non sento e non capisco. È però un dibattito. Sandrè. Gianni? Allora, chi gioca in casa ha l'obbligo di vincere. L'Inter giocava fuori casa, gol in trasferta o non gol in trasferta, l'Inter ha fatto una partita pessima, però non ha perso. Chi doveva vincere questa partita contro un Inter così era il Milan. Ma non è così. L'Inter si riprenderà, andrà a vincere il suo scudetto tranquillamente, la Coppa Italia interessa sì, interessa no, a Liverpool spero che facciano un bel turnover e la storia finisce lì. Tanto chiacchierare, poi alla fine vinciamo noi lo scudetto. Allora, c'è stata anche parecchia polemica a livello arbitrale, tra poco vediamo gli episodi. Sai cosa, Gianni? Era che tutti si aspettavano, in chiave Inter, la voglia di rivincita dopo il derby perso e questa non l'abbiamo vista in campo. Però voglio sentirvi tutti, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo. Non ce n'è. Rieccoci, allora vi sento tutti sulla partita, poi vediamo anche le immagini perché ci sono polemiche a livello arbitrale. Dai, chiudo questo. Allora, parte neutrale, ti dico, dopo aver visto gli altri derby, sicuramente d'accordo con loro, ma non è che ci volesse tanto, è stato uno dei peggiori derby degli ultimi anni. Due squadre scariche, molto molto scariche. Mi aspettavo di più dall'Inter, però l'Inter è quella che ha faticato tantissimo negli ultimi 2 anni. Non sono d'accordo troppo col mister, cioè, e il Milan che ha l'obbligo di vincere, no? Perché comunque è un derby. E paradossalmente al ritorno è l'Inter che deve stare attenta, perché se il Milan pareggia 1-1 più, 2-2, diciamo, esatto. Il pareggio con gol è il miglior risultato di una partita peggiore. Esatto. Però devo dire, non ho questa certezza che amisse Sandrè, lo scudetto è sicuramente all'Inter. Io credo che lo scudetto sia anche ancora un bel gioco, almeno a 3, ma aspetto di vedere quel che succede nel weekend prima di dire se la Juventus può rientrare o meno. Spero solo una cosa, che l'Inter Bologna si recuperi prima possibile. Dopo l'eliminazione eventuale dell'Inter in Champions League ci sarà una decisione. Dai, vengo anche di qua, Luca. Ma io sono rapido, a livello anche puramente statistico, quindi nella testa di Pioli c'è il fatto che non ho 2 risultati su 3, ne ho 1,9 su 3, perché tutti i pari sono miei, tranne uno 0-0, e quindi l'Inter è sostanzialmente obbligata a vincere al ritorno. Quindi
E lo 0-0, se proprio è un risultato strategico, lo è tutto sommato più per il Milan che per l'Inter. Detto questo, io non avevo grandi aspettative, non nutrivo grandi aspettative. Neanche sulla... in ottica Inter? No, cioè dopo... no, ma sull'incrocio, perché gara di andata. Siamo entrambe in un contesto dove, insomma, se sta partita non fosse tra i piedi sarebbe anche meglio, pensiamolo, perché ovviamente sono là prima, però l'Inter è prima e terza, ma con l'Inter che potrebbe essere prima. Sì, no, ma ho capito, però il mordente della partita, me l'aspettavo che sarebbe stato poi alla fine di carattere... Però tanti tifosi dell'Inter adesso Sandrello... O succedeva l'episodio che rompeva l'equilibrio o mi aspettavo una partita abbastanza povera. Il derby, il ritorno sarà molto diverso. Scusami, il derby di campionato vi è andata bene, cari milanisti. Sì. Adesso facciamo la Coppa Italia e vi facciamo vedere... Il giocatore non ragiona così. E neanche l'allenatore. Bene, allora io ho tanti amici interisti che hanno tifato per il Milan, il Milan-Lazio, perché non vedevano l'ora di riprendersi. Quello che l'hanno lasciato nel derby campionato. Detto questo, io trovo che il Milan, sono più o meno d'accordo con Cristiano, cioè ha mancato di cifra tecnica per riuscire a portare a casa una partita che effettivamente ha fatto a larghi tratti. L'Inter è, dopo Natale è questa, ragazzi, cioè ogni volta ci stupiamo. Dopo Natale no, dai, dopo, sì, no, nel dopo senso, il derby. Sì, però Inter-Toro è stata una bella partita? No. Tu dici, cioè, da gennaio. Cioè, Inter Empoli c'è voluto, poi... Ranocchia, Inter Venezia ce la ricordiamo come è andata. Cioè, non è... Allora, rispetto ovviamente all'Inter che avevamo negli occhi a novembre e dicembre. È evidente che il paragone è con quella. Un Inter che io qui non, ho ammesso che non mi sarei aspettato. Ingiocabile. Quella che abbiamo visto da gennaio ha cominciato molto a tirarmi in barco, continuando a vincere, ma non vincendo bene. Col Torino ha giocato veramente male. Sì, dobbiamo cercare di capire, cioè, quindi, perché si è arrivati a questa situazione. Però è un po' la storia di Inzaghi degli ultimi anni. Poi è chiaro, ha un'altra squadra rispetto a quella che aveva. Vedremo, però anche, è un po' il trend che ha sempre fatto vedere. Vedremo anche i gironi. Inzaghi. Voglio farvi vedere dei numeri molto interessanti. Per esempio, voi sapete chi ha corso di più ieri sera, no? Perché tutti l'arbitro dicono... È un problema. Vedi, è un che Luca subito difende i suoi. È un problema di condizione fisica. Grande, per quanto riguarda l'Inter, e invece, dopo vi faccio vedere i numeri, l'Inter, per esempio, ha corso di più del Milan ieri. Quindi è un problema di condizione fisica o di come corri. Mimmo, tu che idea ti sei fatto guardando la partita? Devo dire, da spettatore interessato, visto che poi in campionato ti giochi lo scudetto con loro. Sì, beh, interessato fino a un certo punto, perché io sulla questione... Beh, ma ieri quando hai visto il derby ti sei detto noi siamo più forti, vinciamo noi. No, perché comunque la Coppa Italia secondo me non ha quella pill che tutti vogliono farci credere di avere, ma non ce l'ha. Io la reputo una coppetta, arrivo a dire quasi un fastidio, soprattutto per delle squadre che stanno lottando per lo scudetto. Poi ognuno può dire la sua, ma... Quindi non entro nel merito dell'analisi tecnica perché... voglio dire, però una cosa la devo dire, ecco, su questo non sono d'accordo con Tolomei, perché da che mondo è mondo, cioè intendo negli ultimi due anni circa, l'Inter dopo Natale entra in crisi, cioè è questa roba qua. No, beh, con Conte è decollata dopo Natale. Eh? Con Conte è decollata dopo Natale. Sì, no, ma di solito sì, dopo Carnevale. Perché gennaio dopo... fu abbastanza ancora. Sì, beh, però c'erano. Io trovo che l'aspetto che ha fatto tornare l'Inter sulla terra, perché il ragionamento di Guido è stato perfetto. Però io devo finire il discorso. Finire, Mimmo, hai ragione, Mimmo, torno da te, vai, chiudi pure. È bellissimo. Io ho detto, perché mi avete fatto sedere qua? Con tutto lo spazio. Così li puoi tenere a bada, perché si sente meglio il bottone. Vai. E stavo dicendo, è chiaro che l'Inter in questo momento è questa roba qua, ma non voglio pensare che in campionato sia questa roba qua. Beh, però le ultime partite c'è stato in mezzo al campionato. Sì, c'è stato un calo oggettivo, come un po' tutte le squadre, magari che anche il Napoli col Cagliari non doveva certamente, doveva prendere, forse doveva perdere, oggettivamente doveva perdere, perché è un Napoli che si vede che è un po' sulle gambe. Ora sarà per la preparazione, sarà il richiamo della preparazione, ognuno può dire la sua. Io dico che è sicuramente un finale di campionato per certi aspetti affascinante,
per altri aspetti un po' mi preoccupa, perché sì, un po' più di entusiasmo, però cioè, è affascinante, lotta 3, c'è il Napoli, stai tirando, cioè, un po' più di Vedi, no, vabbè, e pensa che non ti vuoi, e pensa che avevi schifato, l'hai fatto arrabbiare, questa... stava addormentando, cioè Tolomei che stava dormendo, vado al girone, Mimmo, vieni qua, fatevela, fatevela voi, ti cantiamo, no, degno di te, vediamo insieme gli episodi. Prima però, questi sono i numeri di Inzaghi nei gironi di ritorno. Effettivamente fa quasi sempre, a parte l'anno scorso, meno punti rispetto al girone d'andata, poi andremo a vedere anche quelli di Pioli. Non so se questo può essere un indizio oppure no. Sandrea, questi dati ti preoccupano? C'è la tendenza di Inzaghi a fare peggio nel girone di ritorno? Assolutamente no. No. Con i due mesi che abbiamo fatto noi tra gennaio e febbraio, se vinciamo il recupero siamo ancora primi. Il resto sono chiacchiere. Devono vincere gli altri prima di noi. Noi siamo lì tranquilli, sappiamo che vinciamo, che arriviamo primi. Io mi diverto a sentire tutte queste cose qua. Ci piace il tuo ottimismo. Ha problemi attuali perché è stanca, perché ha fatto troppe partite con squadre di un certo tipo. Allora, è stanca. Se e io su è stanca Sassuolo, ho un approfondimento. Se Sassuolo e Genoa fossero arrivate a metà gennaio o che cosa, l'Inter avrebbe vinto. State tranquilli, cominciate a pensare al calciomercato dell'anno prossimo. Scusate, è stanca, dice Sandrè, però, e qua vado da Biasini, mi spieghi perché se è stanca... Corre più delle altre. No, già nella partita di ieri. 5 chilometri in più di totale. Ha corso in totale di più, ma anche nei singoli, come vediamo da questa grafica, comunque ha corso di più. Ma infatti, secondo me, non è stanca, il problema è come corre, perché è l'intensità che è cambiata. L'intensità di novembre e dicembre era quella che permetteva all'Inter di mettere tutte le sue avversarie nella loro area, perché c'era un'intensità superiore. Adesso corre ancora l'Inter. Ieri il giocatore che ha corso di più è stato Çalhanoğlu, secondo Brozovic, Dumfries, Perisic, eccetera. E hanno corso complessivamente oltre 5 km in più del Milan, però hanno corso male, perché una volta c'era un automatismo che adesso manca. E quindi devi semplicemente ritrovare quello. Detto da qui è facilissimo. Giocate come a novembre. Perché se io ho visto quell'Inter lì, io a novembre ho visto una cosa, tutti dicevamo, tanti dicevano, addirittura esagerando probabilmente, l'Inter più bella di sempre, io sentivo queste cose, vi ricordate? E cos'è che è cambiato? Probabilmente non era l'Inter più bella di sempre, ma da quell'Inter lì, due mesi fa, a quella di adesso c'è un abisso che va colmato in qualche maniera. Ma anche dall'Inter di 20 giorni fa c'è un abisso, perché 20 giorni fa nel derby, fino ai 5 minuti fatali, diciamo, l'Inter la giocava bene. Ieri Inzaghi ha detto ci stiamo ancora leccando le ferite, probabilmente riferendosi al fatto di meritare di più in quel derby, ma non è che anche psicologicamente quella sconfitta arrivata all'ultimo ha comunque tolto delle certezze? Sì, in realtà dopo quella partita hai giocato una gran partita, hai perso, perché quindi non è una gran partita, ma hai giocato una buona partita con Liverpool. Poi piano piano con la Roma in Coppa Italia, però poi le altre partite non le hai giocate bene. Poi sei sceso tantissimo nei singoli, tantissimo, perché Barella per me è stanco per un motivo fisiologico, 2 anni che non si ferma mai. Sì, anche non vederlo tra i primi 5 a livello di chilometri. Però tu a 10 minuti alla fine di quella partita avevi vinto il campionato. Cioè, e credo che a livello psicologico un colpetto possano averlo accusato. Al di là poi sì, hanno reagito in Champions giocando comunque a calcio, però per quel che riguarda il campionato è evidente che sei passato da uno stato di euforia a uno di frustrazione, chiamiamolo, perché comunque hai rimesso in gioco degli avversari che avevi fatto fuori. Monblano, poi passiamo agli episodi, li vediamo insieme, i 3 episodi che hanno fatto discutere. Ma ieri, allora, avete detto quasi tutto. Ci sono questi dati: l'Inter non segna 4 partite, Lautaro da 7-8 di fila, e è veramente un impoverimento che, tra l'altro, a volte non è neanche dovuto al fatto che tiri poco, tiri male, la squadra è un po' più sfilacciata in campo. Secondo me ha ragione Fabrizio quando sostanzialmente vede un Inter meno padrona del campo, non meno abile fisicamente. E questo è chiaro anche perché, diciamocelo, in Italia, soprattutto in Italia, gli allenatori pian piano studiano la tua storia e pian piano avranno iniziato anche a studiare la storia dell'Inter di Inzaghi, quindi trovi o provi dei meccanismi che iniziano a riuscire come antidoto.
Dico che però questi dati offensivi hanno riportato l'Inter sulla terra, non solo per il numero in classifica, a prescindere che vinca col Bologna o meno, ma perché il Milan, il Napoli, e ci metto anche la Juventus, hanno combinato una cosa prima dell'Inter. Cioè a un certo punto hanno smesso di riuscire a vincere le partite, anche con le squadre di bassa classifica, con due gol di scarto. Ok? Questa cosa qui l'Inter riusciva, e questo dava il senso di forza e di... Tu di facilità. Oggi l'Inter è una squadra che anche Toro, anche quando, prima di questa crisi totale del gol, aveva iniziato a tornare ad essere una squadra come le altre. In questo momento c'è solo una squadra che, quando ha una squadra nettamente inferiore di fronte, ne fa due, tre o quattro, ed è l'Atalanta. Allora, adesso voglio andare anche sui singoli, per esempio Lautaro. Che per noi è pericolosa. C'è chi dice ha un paio di chili in più, per questo motivo fa fatica a livello... Lautaro Martinez. Anche Ruiu. Anche Ruiu, ma Ruiu non gioca, fortunatamente. Fortunatamente per gli altri. Esatto. Allora, vediamo però gli episodi. Ma Mimmo pesce, cioè sta fuori veramente. Dai, Mimmo rientra, che ti vogliono. No, perché se fanno, no, non è una perché bergola, ti spiego una cosa, se fanno tutti così rimani da solo. Tutto lo studio. Cioè, allora, sono andato a farmi un giro anch'io. Allora, no, vediamo gli episodi. No, perché uno arriva tardi, l'altro non va via due prima. Episodi uno fino all'altro possibili mese. Di calcio di rigore in area dell'Inter, uno in area del Milan e poi l'intervento di Lautaro Martinez. Li vediamo insieme con un fermo immagine. Questo è il possibile rigore in favore dell'Inter per Salemakers, che prende per il braccio Çalhanoğlu. È chiaro che dal fermo immagine non si può giudicare completamente, comunque le azioni le abbiamo tutti negli occhi. Questo è il momento più significativo, cioè quando Salemakers tiene per il braccio. Ma veramente dobbiamo vedere questa roba qua? No, secondo te non è rigore. Ma per cortesia. Biasin? Mi sento tutti, è una moviola. Ma sinceramente non penso che sia un episodio da rimarcare più di tanto, così come ti dico già anche quello successivo. Vediamo, adesso li vediamo, però. Fammi sentire Mola, dai. Così difficilissimo giudicarlo, cioè non mi è sembrato in diretta, sinceramente, così è ancora più complicato. Momblano? Dzeko è più bravo a prenderli. Dzeko è più bravo a prenderli. E ha più carisma sull'arbitro. Subdola. No, la subdola è che secondo me se sei bravo questa situazione puoi capitalizzare, bravo purtroppo, per fortuna, astuto la capitalizzi. Dzeko ne ha presi 5-6 quest'anno. 5-6. 8. Sì. Tolomei. No, 5-6. No, non è rigore. Mimmo. Beh, insomma, se non me l'avessero dato saresti secondo abbiato, me non se lo ricordo mi sarebbe. Se lo ricordo, basta vederlo. Dietro, lo volete fare andare via tutti i posti? Sì, Sandrè, Gianni, sei saltato sul divano per il calcio di rigore? Bimbo. Si può prendere un avversario per il braccio così a termini di regolamento? No. Te lo ricordo. E allora è calcio di rigore. Calcio di rigore. Quindi siete in due, diciamo, a chiedere il rigore per questo intervento. Guarda, Mimmo Pesce, guarda, dimmi. Devo essere sincero. Sì. Sono stupito per la lucidità di Mimmo Pesce di stasera, perché dice cose esatte. Ma non ti devi stupire. Non ti devi stupire. Intanto mi dà fastidio che mi faccia i complimenti, perché ti nervosisce. Non sono abituato ai suoi complimenti e quindi ci leggo sempre qualcosa di un retropensiero. C'è la fregatura. Poi ci spostiamo anche in area Inter. Qui è il Milan che chiede un rigore e lo chiede abbastanza a gran voce. C'è l'intervento di Skriniar su Giroud. Ruiu, era calcio di rigore questo? Ma allora, io questo sinceramente di primo acchitto, vedendolo in diretta, ho detto, giuro, ammazza che rigore. Perché la dinamica, vedendolo, è vero che la palla non è più vicinissima, no? Sembra un po' disinteressarsi Skriniar dal pallone. No, ma oltre a disinteressarsi, cioè lo afferra già prima, molto prima che la palla arrivi, proprio lo afferra, cioè c'è un'immagine in cui si... E poi gli rovina addosso, rivisto, si capisce che è Giroud che se lo fa rovinare addosso, quindi non voglio venderti... Però obiettivamente... Cioè tra questo e quello di Çalhanoğlu è più rigore questo. Fammi finire. Obiettivamente... No, non ti fa finire, quindi... Quando tu in area metti una mano così tanto addosso che va a cingere l'avversario, ti prendi un rischio gigantesco.
tra i due non c'è dubbio che, ma non perché del Milan, sai che io, cioè, ho un'onestà intellettuale sul rischio gigantesco, esatto, però tra i due sul rischio gigantesco aggiungo un altro fattore, perché io in velocità, ripeto, siccome ci sta anche poi la decisione, ma il rischio gigantesco è che Skriniar non guarda mai il pallone. Questa cosa, per la percezione dell'arbitro... L'arbitro è di fronte e dice ho visto tutto, si continua. Questa cosa, secondo me, aumenta il fattore del rischio gigantesco agli occhi dell'arbitro. Sì, sì, sì. Poi l'arbitro, devo dire, ha lasciato correre. Però Skriniar non lo vede il pallone, non lo guarda neanche. Allora, sicuramente questo è più rigore di quello precedente. Però per me, anche in questo caso... non c'è uno scandalo in corso, cioè non mi no, sembra... No, lo scandalo non c'è. Non c'è nessuno scandalo, cioè per me come quello precedente non è... Cioè tu dici probabilmente ha lasciato correre... Ma questo è sicuramente più evidente, secondo me, rispetto al precedente. Però Mora, anche in questo caso non... Poi è il campo aperto, cioè... Sì, l'arbitro è proprio lì davanti, lo vede benissimo. Sì. Mola. Rigore, anche perché non mi pare Giro uno abituato a fare sceneggiate. Mimmo, non fai quella faccia lì, però. Cioè, non posso mai venire da te. Cioè, guarda, è rigore oppure me, no? Per me... Sì. Per me è... Per me sì. Per te sì, sì. Rigore. Tolomei. Io mi sono stupito della follia che ha fatto Skriniar, anche perché sempre nella dinamica, a Giroud con la palla non arriva mai, non può arrivare mai. Va molto più lunga, molto più alta... Sì. Al netto della marcatura di Skriniar. È quello, secondo me, che ha fatto propendere l'arbitro per quella decisione. Perché non, cioè che non era dentro la palla. Fa un intervento matto, un mio amico mi ha scritto in quel momento, ma scusa, non è rigore. Io dico, no, beh, sì, chiaro, se lo dà nessuno può sgridare lo scandalo. Tu dici ci sta che non l'abbia dato, che secondo la me. Si è intervenuta però, però è folle Skriniar, ma matto davvero. Momblano ha già detto che si è preso un rischio enorme. Fammi sentire Sandrè, Gianni, questo è rigore? Era molto più rigore quello sulla partita Venezia-Milan non dato al Venezia. Quindi è inutile lamentarsi. La risposta perfetta. Però Gianni, restiamo sul pezzo, nel senso... Ma cosa c'è? Valuta ma mica stiamo parlando di Venezia-Milan. Ah, ci mancava solo che dicesse, era più rigore quello di Giuliano su Ronaldo e poi avevamo fatto. Gianni, ma questo è rigore o no? Era molto più rigore quello per il Venezia. Quindi se non è andato quello non c'è nemmeno questo. Non c'è nemmeno questo. Perfetto, poi chiudiamo con l'intervento una galleria d'arte, di Lautaro Martinez su Maignan. Lautaro è stato ammonito, qualche tifoso del Milan vedendo questa immagine da dietro con il piede a martello ha chiesto l'espulsione. Aspetta. Diciamo anche che, arrivo subito, la VAR poteva in questo caso, visto che c'è stata l'ammonizione, intervenire per dire guarda che è rosso, invece ha visto tutte le immagini e non è intervenuta. Quindi Stefano, prego, scusami, questo fermo immagine sembra fatto apposta, perché sembra che Lautaro miri al polso di Maignan e non è così, perché adesso guarda, questo fermo immagine sembra proprio che lui lo faccia apposta e, non, e poi invece se lo rivedi non sì, è andata così. Però è un apposta intervento... secondo me è un, non c'entra niente, nel senso, beh, tu puoi anche non fare apposta, ma se entri a gamba alta sul ginocchio di un giocatore sì, ma lui sei espulso, anche sì, però devi vedere apposta. Anche sì, però c'è sempre da considerare anche come l'evolversi del gesto fisico, quindi questa secondo me non è un intervento molto pericoloso, ma non è da rosso, secondo me non è da rosso. Secondo me non è da rosso, Rullo. Cioè, la decisione secondo me è giusta. Giusta, questo giallo. È il classico caso in cui l'attaccante non si ferma e frana addosso al portiere. Devo anche dire che la frazione di secondo è rapidissima e non c'è intenzionalità. Non è un piede pericoloso. No, ma no, sta mettendo giù il piede. Mi sono preoccupato no. Sinceramente perché Maignan sembrava in condizioni... Vabbè, era il polso, doveva essere infortunato, era lo stesso appunto polso. Dico, no, è per quello dico, veramente... Guardandolo in TV ci ha fatto preoccupare, sinceramente, però giusto la decisione è giusta il giorno. Biasin, vengo da allora, tutti. Per me invece è assolutamente sbagliata la decisione. Cioè, o pensi che non l'abbia fatto apposta, che non stia guardando, che sia capitato per caso, e allora non è niente, oppure è rosso. Ma no, perché? Però un po' il piede... Cioè, sa che mondo è mondo, attaccante che frana sul portiere che non si ferma è giallo. Lascia stare le conseguenze sul portiere, però la dinamica dell'azione è proprio da amici del calcio, secondo me. Secondo me ha preso la decisione, me ne lavo le mani, prendo un bel giallo e che se ne frega. Perché se tu pensi che... Ma quante volte vedi espellere... Ma secondo me lui non l'ha pensato, Fabri. Secondo me quello che tu stai dicendo non l'ha pensato. No. Cioè lui non ha pensato di voler far male. Cioè, quel piede lì di Lautaro è come sta appoggiando il piede per terra, sì, Lautaro, sì, non sì. È un piede a martello. Ma quante volte è come va avanti il movimento di Lautaro.
per me. Appunto, quindi secondo me o è niente o è rosso. No, è 95 Mola, Mimmo e Sandrea ovviamente. Per me è piede a martello, è rosso. Tanto più di fronte a un portiere in distensione, un attaccante sa che l'attenzione che ci va è tripla, per una questione anche del danno eventuale che puoi generare. Però devo dire che nelle ultime due settimane mi è capitato di vedere da Rabiot a Villarreal, è successo Perisic, è successo interventi dove il VAR praticamente non fa più il correttivo. Dal e questo al rosso. Vale in Europa, vale in Italia, l'abbiamo vissuto in passato, il famoso Inter-Juve, ma non solo, dei correttivi giallo-rosso, sulla valutazione dell'arbitro che valuta l'azione, ma nell'ultimo mese ci sono stati tanti casi. Cioè per te è rivisto da rosso? Sì, per me è rosso, era rosso Rabiot in Champions, era rosso... Cioè, col mio metro, non sono un arbitro, per me questo è l'intervento che Lautaro deve evitare, perché il piede è a martello e non è neanche rispetto a un tackle con un difensore che magari può giustificare. Lì c'è un portiere in distensione che arriva con la faccia, con le mani, tu quell'intervento col piede a martello, perché il piede a martello non lo puoi fare, mio punto di vista. Detto questo, mi pare che ultimamente forse c'è una linea europea, no, quella linea è non correggete i cartellini. Mimmo, a meno che non le dà un pugno. Mola, cioè. E Sandrè, Mimmo, okay. Era rosso, era da rosso oppure cioè io se sono Megnam in cavolo vero, sì. Lo seguo per il campo, Mimmo, eh. No, sto andando via il cronometro per vedere lo spazio che si è preso Monblano e quanto ne dai a me. Sarà una serata lunga, è tre tu ore, sai che qua è tre ore che sta tutti. Parlando e va bene, bene. Io sto facendo partire spazio. Adesso vai, Mimmo. Vado, ecco, secondo me è un tutti i pensieri che abbiamo fatto stasera, se ieri sera ci fosse stato Melegnan col polso rotto, anche gli stessi milanisti qua presenti, e non faccio nomi, che fanno adesso un po' i super partas e fanno un po' quelli, giusto, no, insomma, così. Niente di, è giusto così, ci mancherebbe, eccetera. Perché se solo avesse affondato un pelo in più e gli spacca il braccio, ci sarebbe gridato allo scandalo. Perché prendeva chiaro, rosso. Perché era rosso. No, no, ma se glielo per il braccio prende il rosso, te lo dico io. Sì, beh, è rimasto... Perché su... se dice se deve uscire... Perché è una questione psicologica. Certo. L'arbitro, cioè, poi interviene la VAR, dice, se Megnan esce col braccio rotto... Cioè, ma cambia la psicologia. No, ancora 20 secondi. Deve intervenire lo stesso la VAR, è stato un quarto d'ora per te. Ma non lo fa. Avrei ancora 20 secondi. Perfetto, sfruttali tutti. E quindi volevo chiudere dicendo proprio questo. Quindi, concetto di base per me è rosso. Non ci sono dubbi su questa cosa. Sandrè, Gianni. Vedete, bisogna aver calcato i campi del gioco del calcio per capire che questa è una situazione abbastanza vicino al limite dell'area e l'attaccante si sente il dovere diritto di attaccare la palla. Se fosse successo vicino all'area piccola, sarebbe stato da rosso. Questo, ma qui l'attaccante non era il limite ha tentato dell'area di anticipare il portiere e quindi il giallo è già sufficiente, però bisogna aver giocato per capire. Il giallo è sufficiente, Mola, giallo rosso, o niente, come lui dice Biasini. Io vorrei solo che ci fosse uniformità di giudizio. Allora, io posso essere d'accordo. L'ho sentita questa? No. C'era sentita no, allora io sono d'accordo con quello che dice Fabrizio, sono d'accordo, però più o meno a pallone abbiamo giocato chi più chi meno tutti quanti. Quando tu fai... Beh, Mimmo Pesce. No, vabbè, anche Mimmo Pesce se tornei li ha fatti. Quando fai? Quando vai incontro al portiere, c'è chi anticiparlo, lo salti, a volte non te ne accorgi neppure, oppure te ne accorgi, lasci la gamba dietro, non la togli, così. Allora... A maggior ragione in Serie A, io ne ho visti tantissimi interventi così, se gli arbitri intervenissero sempre e lo punissero sempre, d'accordo, però mi pare che è prassi dare il giallo in queste situazioni, sarà come dice Fabrizio, perché te ne lavi le mani, non metti, avverti il giocatore, gli fai capire che ha commesso fallo, però... Sì, no, io credo che l'obiezione sia, dipende da come entri con il piede, cioè se lo consideriamo come lo considera Luca Martello... Allora, tu puoi fare l'intervento col piede a martello. Se frani addosso al portiere, probabilmente solo da giallo. E no, perché secondo me non è meno pericoloso quando tu salti il portiere e poi
gli dai una bella tacchettata sopra senza richiamare la gamba, lo fai, dice, oh, non me ne sono accorto. No, è pericoloso lo stesso, gli fai molto male, dice, lo stesso. E danno il giallo in quei casi. E gli danno il giallo in quei casi. E tra le cose... Sì, dimmi, Andrea. Stefano, allora, Biasin ha parlato benino, ma per il carattere che aveva lui come calciatore non avrebbe mai cercato di prendere quel pallone qui in questo sistema, perché Biasin era un cuore d'oro, è uno sportivo vero, giocava a calcio, mister, per amore, mister, del calcio. Mi tocca smentirti, io avrei, avrei preso rosso sicuramente. Come? Io avrei preso rosso. Non lo conosci bene, mister. Mister, io ho anche un mezzo record di cartellini. Non lo conosci bene. Vista l'azione, vai Gianni. Io ti posso dire che durante l'impatto dei due giocatori ho sperato che ci fosse calcio di rigore per l'Inter. Addirittura. Anch'io all'inizio, sinceramente, da live ho detto magari ha toccato, magari col braccio gli ha preso la gamba. Anche io pensavo all'inizio, magari rigore. Allora, invece era il contrario. Passiamo, cioè, non giallo-rosso, ma rigore. Allora, per è il polso che è andato sotto il piede di Lautaro. No. Live, voi avete detto subito gli ha pestato il braccio. Ah, ma tu dici il giallo-rosso per Maignan. Intendi la domanda? Era giallo-rosso. Dimmi, Gianni. Ultimo. Allora. Lì è una frazione di secondo. Se Lautaro tocca la palla un decimo di secondo prima, è calcio di rigore. Per sicuramente. Va bene così, non buttano mai fuori nessuno. Ma non la prende però scusate, io voglio andare sui singoli, capire che problemi ha Lautaro. Quindi la moviola è finita, però, diciamo. La moviola è finita, sì, c'erano questi tre episodi. Prima però, sotto accusa, è finito anche, voglio partire dai due interisti, Simone Inzaghi, perché... Caro Sandrè Biasin, perché ha fatto poco turnover. Adesso voi mi dite che la squadra è stanca, che Barella non ne ha più, eccetera, che anche Brozovic, insomma, sembra un po' chilometrato, ma perché appunto hanno giocato molto più degli altri, non di partite, di minuti. Guardate questi numeri molto interessanti. I 10 giocatori più utilizzati dalle prime in classifica, l'Inter è quella che ha utilizzato, anche perché aveva tutti i titolari sempre a disposizione, gli altri molto più di Juventus, Napoli, Atalanta e Milan, che anche per questioni di infortuni, vedete che è la squadra che dei primi 10 giocatori... Questo cioè è interessante titolare, anche per un altro motivo, perché ne ha impiegati pochi. L'Inter ha una rosa rispetto alle altre più profonda. Io non faccio nessun tipo di obiezione, anzi io sono contento se un allenatore trova la sua squadra titolare e la fa giocare il più possibile. Però poi ti ritrovi con la squadra scarsa. Ma non è stanca la squadra, perché abbiamo detto un secondo fa che corrono lo stesso numero di chilometri. È l'intensità che manca. Ma se io imparo a memoria la formazione della mia squadra, sono molto contento. Quindi assolutamente io qua non muovo un appunto. Semmai, qual è l'appunto che muovo? L'appunto che muovo è che quelli che entrano 20 minuti, 25, mezz'ora, devono fare qualcosa di più. Perché ieri Vidal è entrato 20 minuti e non ha combinato niente. Anzi, ha fatto danni. Strano, perché solitamente... Io chiedo a quelli che subentrano di farmi vedere che gli altri possono rifiatare, perché se gli altri si possono sedere, se quelli che subentrano mi fanno vedere qualcosa. Non mi hanno fatto vedere niente. Poteva fare più turnover Inzaghi, Sandrè? Qualcosa in più si poteva fare, però io so che Simone segue Tele Lombardia. Sì, fagli un appello. Gli do la formazione per martedì a Liverpool. Ecco. Andanovic, ecco. Sì. Darmian, Gosens. I difensori sono Ranocchia, D'Ambrosio e Di Marco. Quanti giocatori? I centrocampisti Vecino, Vidal e Gagliardini. Davanti Caicedo e Correa. Questa è la formazione 5-3-2. Tanto siamo fuori. Nel modulo, cioè, al di là, cioè tu dici quindi super turnover e teniamo le energie per il campionato. Ma a questo punto Radu in porta, no? Però non credo, anche, sai, ad Anfield vuoi sempre giocare. Anche se perdiamo 3-0, 4-1, 3-1, quello che è. Il risultato non cambia, da questa coppa noi usciamo. Per cui teniamo le forze e andiamo a vincere questo campionato, che poi io e Fabrizio Biasin godiamo
come è giusto che sia, perché ce lo meritiamo. E giù la bella grigliatona a casa Sandrè. Sì, ma detto questo, al di là della formazione del turnover, questo è sicuro, e sarà invitato anche Stefano Donati, anche Cristiano. Bene, mi fa piacere. Ti ringraziamo noi, scusi. Scusate, io possiamo andare. Possiamo andare via, allora? Ma sei già deciso la cena con chi farla. Allora, noi ce ne possiamo andare. Siamo andati qua a fare. Scusami. Mimmo Pesce è già venuto. Io sono venuto, ho suonato e nessuno mi ha aperto. Ha fatto il parcheggiatore. Ha fatto il parcheggiatore. Alla partita. No, Gianni, scusami, restiamo un attimo alla partita, perché Ruiu ha detto... No, scusami Stefano. Dimmi. Io domenica c'è Napoli-Milan. Sì. Io tifo Milan, perché mi fa molta paura il Napoli. Ti fa più paura il Napoli di Mimmo Pesce che il Milan di Ruiu. Ma detto questo, Cristiano, dicendo strano perché l'Inter ha una rosa più profonda, ecco, secondo me, Ruiu, hai lanciato un tema, ma è davvero così profonda? Perché tutte le volte che abbiamo visto l'Inter dover stai dicendo che sulla carta... Allora, l'Inter... Quando l'Inter ha sostituito un giocatore... Fabrizio prima ha detto una cosa... Certo, ha detto una cosa giustissima. Lui ha parlato di Vidal, ma io mi permetto in questo discorso di inserire a forza anche Sanchez. Se tu hai due riserve, che non sono due riserve, perché Vidal e Sanchez per il campionato italiano non hanno un ingaggio e uno status da riserva, devono essere due titolari, due che paghi così, ho capito, e dopo mamma mia, cosa c'è? Questi sono all'Inter per l'amico di Giulio Mola. Se no non c'era. Conte dice. È Conte che li ha voluti. Va bene. Vabbè, però hai anche vinto uno scudetto, abbiamo detto tutti, e qua torno da Biasin, l'Inter ha la rosa, all'inizio del campionato era insieme alla Juventus, ha la rosa più forte del campionato. Okay? Continuo a pensarlo. Però tutte le volte che avete fatto a meno di qualche giocatore siete andati in difficoltà, nel senso che se manca Brozovic è un problema, e se manca Barella è un problema. È esattamente quello che diceva Cristiano un secondo fa, perché io da Vidal, anche adesso che è diciamo, nella fase finale della sua carriera, da Sanchez, nazionale cileno, da tutti gli altri, mi aspetto di più. Non sono in grado di... Sono in grado, mi aspetto di cioè, più. Cioè il Milan... Ieri 20 minuti di Vidal, adesso non voglio proprio fossilizzarmi su di lui, però ieri è entrato come se fosse nell'amichevole estiva. Okay. Ha fatto un passaggio in orizzontale, ma che se lo fai, bene, se lo fai negli esordienti, l'allenatore ti prende. Però io sto dicendo, il Milan ieri ha giocato... Milan non aveva Kier, scusami, non aveva Ibra, non aveva Tonali. Ma io quello che dico è che aveva tutti. Il fatto che Milan e Inter siano più o meno agli stessi punti è grande merito del Milan, ma grande demerito lì, cioè, ieri il titolare del Milan era il trequartista del Milan, era Radi Krunic. Bravo, ragazzi, il tiro che fa Krunic a porta aperta, in cui quel destro ci colpisce il sinistro, penso io che da Fabrizio non ho mai fatto un tiro io che ho giocato al limite con ha sbagliato anche due appoggi di 5 metri, delle cose che tecnicamente fanno veramente, eppure Milan ieri ha fatto una partita nettamente migliore di quella dell'Inter. Ragazzi, lo stesso Leao, che atleticamente ha dei mezzi eccezionali. Dobbiamo rivedere il giudizio sulle due rose? Non è che perché gli 11 poi il Milan abbia Lo dice Matteo Caroni. Ha detto che la povertà tecnica della rosa del Milan è evidente. Ieri sera Aspetta Cristiano un attimo, perché ne parlavo con Matteo Caroni, sì. E si diceva giustamente che, tolto che Leao per me è uno dei primi top assoluto nel suo ruolo in questo campionato, perché onestamente questo ci sta dicendo, bisogna anche rivedere evidentemente quelle che sono alcune posizioni. È un top perché ha dei tirato a lucido con la testa giusta, ha dei mezzi fili, lo vedi che cioè, con una falcata di Leao gli altri devono farne tre. Però mi hai detto, però, testa giusta, la cifra tecnica sapevamo che c'era. Aspetta, no? La forma la fisica cifra tecnica c'era. Ieri Leao ha sbagliato, ha fatto degli errori tecnici. Sì, ma gravi, allora ieri va bene in assoluto Leao, io trovo che sia uno dei primi, ma me lo dici, come sfogli la porta aperta, è uno dei primi tre attaccanti, però c'è anche non sono quelli di Van Basten, vabbè, un attimo, d'accordo, capito, ma non è che c'è o zero o Van Basten, no, non cioè, sono c'è una via di mezzo, ok, non sono neanche quelli di Vlahovic, allora ti piace di più, no, d'accordo, però gioca piedi, però secondo me non gli è distantissimo, ok,
oggi scusami un attimo, ma oggi il Milan quanto vuole secondo te per vendere Leao? No, ma lascia stare quanto vuole. Io sto parlando, è chiaro che Vlahovic in questo momento è un'altra cosa. Parlando che secondo me però Leao è un giocatore veramente importante. Che bravo. E secondo me vanno riviste anche alcune valutazioni che abbiamo fatto inizio anno. Cioè, gli abbiamo pernacchiato per Kalulu tutto il campionato. Evidentemente Kalulu così scarso non è. Oh, ma giusto. Ma fa delle cose eccezionali. Io parlo, parlo di tecnica, ma sappiamo cos'è la tecnica e la povertà tecnica del Milan è purtroppo evidente, e ciò nonostante stanno facendo delle cose eccezionali, perché stare lì con dei valori tecnici così bassi così bassi, ma evidentemente ripeto tecnici ormai dice nel 22 non così bassi rispetto come sembrava all'inizio della stagione rispetto che all'Inter che sembrava che voi ne aveste lì 4, 5 non di più e gli altri fossero un abisso sotto. Non è così. Io trovo che sia molto più omogenea di quella che noi credevamo all'inizio in bene. Gli interisti, non sto dicendo che hai il Milan di Thiago Silva, Neste compagnia. Ieri sera al Milan con degli attaccanti, dico una cosa brutta, il Milan ieri sera con gli attaccanti del Sassuolo vince 3-0. Va bene. Cioè gli errori che abbiamo fatto nell'area, in rifinitura, in conclusione, sono proprio errori tecnici, ma tutti li hanno fatti. Ma guarda che io tra l'altro secondo me... la linea d'attacco era Leao, ha sbagliato l'impossibile. Cosa c'è Mimmo? Mi piace questo tuo prenotarti così, molto bello, funziona. A me questo gnegneismo, di Cristiano Ruio Tulu, mi dà un po' fastidio, hai capito? Perché lui mette in modo molto astuto... mette avanti il fatto e mette in evidenza il fatto e dice siamo una squadra scarsa, stiamo facendo un risultato, guardate la classifica, con tutti sti pipponi, guarda dove siamo, perché questo così è il sottotitolo. Poi se vince ti dice, hai visto esatto. Come siamo stati bravi? Quindi, adesso fa passare il concetto che il Milan... Non è una brutta idea quando ti hai alzato prima. Cristiano Ruio TV, hai parlato per un'ora, non ti ho interrotto. Ma non era brutta idea questa, almeno fammi finire il concetto. Ma io parlo tecnicamente, ma come faccio a parlare tecnicamente con te? Tecnicamente, ma evidentemente, tecnicamente non sono così pipponi, perché sennò non saresti a 57 punti. Perché no, allora vuol dire che ha avuto solo fortuna fino adesso. L'ha spiegato prima Luca Momblano TV, perché ha detto che il Milan ha un cuore grande così, ha una Solo con cuore. I giocatori del Milan sono tutti cardiologi, perché hanno un cuore grosso così. Fammi sentire, che poi lo devo salutare, fammi sentire Sandrè cosa ne pensa. Gianni, dobbiamo rivedere un po' il valore delle due rose. TV. Io del Milan... penso quello che pensa Cristiano. Ieri sera ha dimostrato la sua pochezza tecnica in fase conclusiva. Ritengo che la sua classifica sia superiore a quello che dovrebbe essere, perché se siete professionisti dovete ammettere che i due derby di campionato doveva vincere l'Inter. L'Inter dovrebbe avere 5 punti in più e il Milan 4 in meno. E questo era quello che doveva essere. Questo, mister. Ha ragione Cristiano. Quindi ha rubato. Allora, grazie Gianni. A presto. Grazie a voi. Gianni, aspettiamo. Con te Stefano che mi ha fatto partecipare anche quando c'è Mimmo Pesce. La cosa mi disturba. Gianni, se avessi saputo che tu e io entravo adesso. Gianni e Mimmo, aspettiamo l'invito a casa tua. Poi ti invitano. Arriva anche per te l'invito. Noi invece dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma poi torniamo, caro Stefano, Mimmo. Abbiamo delle novità. Posso dirti una cosa? Dimmi, certo. Allora, se passa il concetto di Cristiano, ci può stare, però poi... io ascolto Maurone Suma che si incavola quando gli dici basta definirci sorprese, quindi sono due anni che stiamo giocando bene. Ma guarda che non è solo Mauro Suma, ma un sacco di milanisti. Esatto. Allora mettiamoci d'accordo, c'è anche i milanisti stessi, perché o è una squadra scarsa che sta facendo i miracoli, o è una squadra... la sua opinione però. Non è che una cosa contrasti con l'altra, perché obiettivamente se da due anni abbondanti fai i punti, giochi come sta giocando il Milan, corri come sta correndo il Milan e sei in quella posizione di classifica, definire una sorpresa è una cazzata, è ovvio. Cioè una sorpresa non è il Milan, perché sennò per due anni e mezzo non fa... è bravo Pioli, bravissima la società che è riuscita, però è vero che tutte le volte si dice così, cioè come fa a essere lì con questi giocatori? Stefano, non mi mettere in bocca, io non ho detto questo, il come fa te l'ho spiegato. Coesione di squadra numero uno in Italia, qualità della corsa
numero uno in Italia, gioco numero uno in Italia. Io parlo di lacune tecniche. E non è difficile capirsi. Cioè, quando io vedo la linea d'attacco del Milan, oh, sale Makers, Krunic, Leao, Rebic, tecnicamente, oh, ma sappiamo, è facile, Fabrizio, tecnicamente è una linea povera, 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 povera. Ma non c'è niente di male. Sì, senta, Leao, secondo me non è senta la classifica, senta la classifica, cioè, una linea. C'è Giroud, c'è Ibrahimovic che fino a ieri no. Come no, grande no. fenomeno, allora, adesso io non esistono più. Infatti ti sto dicendo che Milan ha un campione in rosa, Zlatan Ibrahimovic. Tra il poco... problema è che purtroppo ha 40 anni. Dobbiamo Non a caso, quando Ibra sta bene, titolare inamovibile, perché però, tecnicamente quello che ti dà Ibra a 40 anni si mette in tasca ancora tutta la abbiamo rosa. Abbiamo delle novità importanti di mercato, quindi andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo da qui, a tra poco. Rieccoci, intanto è iniziata la partita della Juve, Luca. Juve. Sì, direi che i due scacchieri sono quelli annunciati, con la Juve che difende a 5, De Ligt è partito bene, De Ligt da ultimo difensore, mi sembra molto convinto in questo ruolo, aveva fatto il primo tempo anche a Villarreal, molto bene così, quindi terzo pallone che sradica, per il resto davanti... che ne Vlahovic non ha ancora ricevuto una palla, Fiorentina intraprendente ma finora zero pericoli. Abbiamo visto un Locatelli finalmente libero di fare la mezzala e seguire l'azione dei due attaccanti due volte, quello che faceva solitamente McKennie. Quindi lo vedi più da mezzala che davanti alla difesa, Locatelli. Non vorrei che la Fiorentina fosse un po' la vittima sacrificale di questa semifinale. Vabbè, ma tutta la partita così dobbiamo fare, eh? Madonna, sì, ragazzi, ma non ti scompo. Oltre all'aria condizionata chiediamo anche dell'aglio. No, però... Adesso no. Tutto bene. Scusami, l'arbitro? Non ho capito una cosa. L'arbitro non fa il monaco. No, nel senso. Non ho capito una cosa. La Fiorentina è la squadra che ha fatto tantissimi punti nel girone d'andata, trascinata, sospinta dal suo attaccante eccezionale che si chiama Dusan Vlahovic. Chiamava. La Juventus ha acquistato Vlahovic che adesso sta giocando contro la Fiorentina e mi vogliono dire che la Juve non è strafavorita per passare sto turno. Beh, ci sta. Ti rispondo, pensa che per la SNAI non è così. Ma la Juve nel doppio che c'è un bookmaker che quota questa partita non l'andata. Ah, il passaggio del turno. All'andata ci credo. Il passaggio del turno, andata e ritorno, due partite. Va bene. Allora dico questo. La Juve. E la marchetta l'abbiamo archiviata. Io ti sto dicendo 1x2 questa sera. La Juve con Vlahovic è favoritissima, passaggio turno, sulla Fiorentina senza Vlahovic. La Juventus però si presenta a questo appuntamento che sicuramente in chiave qualificazione parrebbe essere il più delicato, perché la Fiorentina si gioca, non dico la stagione, ma davvero tantissimo, il campionato ormai è molto staccata. Di legge. Cosa succede? Che la Juve si presenta con 9 assenze contro 0 assenze. No, c'è tutto. Scusa, Stefano, pure tu questo Milan che ti ho detto che vinci lo scudetto, stai calmo un attimo. Se tu tari togliendo 9 giocatori alla Juve e 0 alla Fiorentina, il grande margine di vantaggio per la Juve si assottiglia. Ma il migliore della Fiorentina gliel'avete preso, ragazzi. Ma noi abbiamo difesa inedita, centrocampo semi inedito. Quindi attacco ha giocato due volte insieme. Luca, ma l'inferno, il giocatore attorno al quale ha costruito la Fiorentina l'avete comprato voi a gennaio e vuoi dirmi che sì, la Fiorentina per dirci contro però noi quanti allenamenti ha fatto Vlahovic con la Juve? Ma quanti gol ha fatto? Ha fatto più gol che allenamenti, allora. Ho capito. E allora non è forte. Allora compriamo 8 attaccanti e mettiamo in campo. Non è forte, ma no, cioè cosa dobbiamo fare? Oh. No, compriamo 8. Compriamo 8 centravanti e vinciamo le partite. Voglio sentire Mimmo Pesci, Mimmo. No, faccio così. Vado un attimo in pubblicità e riparto da te. Adesso. Rieccoci, allora Mimmo, ti ho interrotto. Prego. Sì, qual era l'argomento? Perché tu non puoi libero. Sospeso e poi dopo... Ungaretti. No, mi sembra... Vlahovic mi sembra Mombrano che sia partito. Quello che mi dà fastidio, che mi urta il proprio il sistema nervoso e sentire Luca Fausto... che stasera viene qua, voglio un po' di nuove.
dopo che avete speso 100 e passa milioni, 150 milioni. Io capisco milioni. Che a Napoli siate sentimentali, ma il mio mood non era questo, era un dato oggettivo. Scusa, Luca Fausto. Era un dato oggettivato. Sì, è un dato punto. Oggettivo, gne. Però noi stiamo favoriti per passare il turno. Ragazzi, ma voi lo sapete ma che calcio e tira e segna Bet quanto da la vittoria della Juve. È giù la marchetta che te. Calcio e tira e segna Bet. Ma smettila. Punto. Comunque... Il concetto di Ruiu secondo me è condivisibile. Se avete preso il miglior attaccante alla Fiorentina in perfetto. Una partita così, è chiaro che siete allora, favoriti. Allora cosa rispondiamo a fare? No, io va dico beh. Il concetto è condivisibile. Poi, tanto non è che con l'Empoli sono serviti tanto gli altri 10. Cioè, alla fine è servito uno solo. Però gli ultimi 10 minuti e quarto della partita chiedi a Tolomei and fans come li hanno vissuti a Empoli. Sei andato anche cioè, tu no. Dici che puoi andare in difficoltà. Puoi. A Empoli siamo anche andati in difficoltà, ma per colpe nostre anche. Perché questa squadra ancora sente... Io non mi trovo d'accordo con Allegri. Lui ieri in conferenza prepartita ha detto questa squadra non percepisce il pericolo. Invece secondo me questa squadra percepisce il pericolo anche quando non c'è. A volte. Cosa sì, fai? Però... Perché allunghi il collo? Cosa c'è? Non lo so, non mi ascolta, non c'è il corpo. No, è che lui è terrorizzato da Perin, te lo dico io. No, detto questo, e poi torniamo anche, dobbiamo andare a vedere il mercato con Maldini che ieri ha salutato definitivamente che sì, cerchiamo di capire chi può arrivare al Milan dopo che sì, però... Yasin, già preso. Milan conosce il futuro di che sì dalla scorsa estate, tant'è che ha già preso il suo sostituto. Che è? Che è? Renato. Ma no, è Adli. Chi? Beh, Adli l'ha preso, Adli. Sì. Però è un giocatore diverso. È un giocatore diverso, più tecnico. A me piace molto Adli. Aspetta, Luca, è un giocatore, scusami, volutamente diverso. Ma non è più per sostituire Çalhanoğlu? No, è pista, però, scusami. Secondo me è un giocatore volutamente non lo so. Perché? No, non lo so. Perché beh, sostituto di Kessi è Tonali. Kessi a livello di certo. Ah, è Tonali. Ecco. Allora, eh beh, okay, sostituto... Okay. No, aspetta, il Kessi dell'anno scorso non lo sostituisce cioè, mai. Cioè, Adli è un Bennacer, intendiamoci. Il giocatore più vicino ad Adli nella rosa del Milan è Bennacer. Infatti è una scelta, cioè... Però Adli ha potenzialità superiori a Bennacer. Appunto dico torniamo a quello che ho detto prima tecnicamente Luca se tu hai un centrocampo con Tonali adesso io bravissimo che sì dell'anno scorso Milan gli deve la Champions League va bene cosa? No siamo d'accordo certo siamo d'accordo 53 presenze neanche uno insufficiente però il centrocampo con Bennacer Adli e Tonali tecnicamente l'avverbio di prima è di un valore superiore sì vero, però oltre a che sì, si parla anche di un altro centrocampista. Ah, se tu ne parli... Renato Sanchez. Per esempio. Ma zero, Renato? No. No. Però in scadenza del 2023... Renato, viene zero, Renato? Potrebbe arrivare per una cifra non esagerata. No. E detto questo, io volevo chiudere il discorso Inter, Biasin, chiedendoti che idea ti sei fatto di Lautaro? Allora... Qualche chilo in più? No, questa cosa dei chili in più, io sinceramente non... Si vocifera? No. Proprio l'ambiente Inter si vocifera di qualche chi lo dice? Io quando sento di ambiente Inter o propaganda Inter io voglio il nome Inter. Però attenzione, posso dire una cosa su questa cosa di chili? Allora, se la fonte è malevola ci sta dicendo se allena male o vive male se la fonte è matematica cioè l'ho visto io il peso scritto il peso è che pesa 2 kg in più sinceramente ti dico può darsi che facciamo più lavoro sulla forza, può darsi che il giocatore, avendo un ruolo da centravanti naturale in nazionale, bello. Punti a mettere massa perché per quel ruolo voi non futuro... lo vedete più appesantito rispetto all'Autaro. No, questo dico che vedo dei giocatori che si appesantiscono rispetto a come li vediamo agli inizi perché lavorano sulla forza, è una cosa che in Italia si fa, soprattutto sui centravanti e mettono su un po' di massa. Oppure la mala lingua ci dice che Lautaro... Non c'è mala lingua, Lautaro... No, tu hai detto, sembra... si vocifera. La mala lingua ce lo dice perché ci intende dire che Lautaro
non si sta allenando bene? Non fa una vita... No, no, non diciamo cose che non esistono, per cortesia. Cioè, però non ho capito quello che intende chi dice che dal punto di vista ieri ha giocato una pessima partita, sì, probabilmente il peggiore dell'Inter, e questo mese ha giocato delle brutte partite, a volte anche non pessime, ma brutte, perché alla fine se non segni sono brutte. Ed è sicuramente nel momento più brutto da quando è all'Inter, da quel punto di vista. Però, io parlo per me non c'è un dubbio cosa bisogna fare con Lautaro, mettiamolo da parte. No, per me Lautaro deve giocare, deve sbloccarsi. Ma ha sbagliato un po' Inzaghi nella gestione, ti chiedo, cioè sostituirlo sempre, magari no, lui... No, no, anche questa cosa io non sono d'accordo, psicologicamente. Un attaccante forte non deve essere coccolato, non deve essere coccolato, no, sto dicendo, non deve essere coccolato dall'allenatore, farlo giocare sempre tutti i 90 minuti. Un attaccante forte dice: "Oh, ho avuto 70 minuti a disposizione e non sono riuscito a incidere". Il problema è mio, non dell'allenatore. Sì, però questi numeri non sono normali, no? Dal 22 dicembre oggi ha fatto 0 gol, solo uno su rigore. Certo che non sono normali. Certo che non sono normali, però io non sono tra quelli che dicono: "Benissimo, siccome è un mese brutto, allora arrivederci Lautaro, tanti saluti". Stefano Donati punto Costa dice un'altra cosa. Sta dicendo proprio perché è un po' in difficoltà, il sostituirlo in qualche maniera incide poi anche sulla psiche del ragazzo, invece allora invece lascialo in campo. Secondo me invece la forza di un attaccante, e secondo me Lautaro psicologicamente è un attaccante forte, è benissimo, ha ragione il mio allenatore a togliermi dopo 70 minuti se non ho combinato niente. Beh, non sembra, quando esce non mi sembra così felice. Devo riuscire a far vedere qualcosa in più. Scusami, ma non mi sembra così difficile, così felice quando esce? Ma per è forza, l'unico perché, che esce per col forza, broncio, perché non rende, è l'unico non rende. Che prende a sberle quando esce. Ma sarà arrabbiato con se stesso, ma lo capisco anche, sta giocando male, e te credo che è arrabbiato. Adesso deve riuscire allora, a ritrovarsi. Allora, qualcuno vede in Lautaro... Chi è? Nessuno. Chi? Chi è? C'è qualcuno? Ma che è successo? Niente, sarà... Ha ragione. Allora, magari in tanta gente noi non lo sappiamo. Non è stato nessuno. C'è l'altro. No, io ce l'ho allo zaino, Per favore. Ma no, c'è l'altro? Dicevo, qualcuno vede in Lautaro un paragone, e vi chiedo, secondo voi è corretto oppure no, con Dybala, mi spiego. Spiegati. Da Lautaro ci si aspettava in questi anni un salto di qualità che forse non c'è stato, cioè l'anno scorso è andato bene, ma le prime pagine le prendeva Lukaku, che ha fatto meglio di lui. Cioè il Chelsea alla fine ti ha preso Lukaku, non Lautaro. Stefano, ma Lukaku... ma Lautaro... Lautaro no, ma l'anno scorso ha avuto proposte da 70-80 milioni. Detto questo, Stefano, Lautaro non è e non sarà mai un fenomeno. Su questo siamo d'accordo, no? Ma anche perché è una seconda punta. Sì, non dico, ma non è... Vabbè, ci sono le seconde punte fenomenali. Sì, ma non è una... Se siamo già a questo livello, siamo d'accordo, perché abbiamo visto gli ultimi anni. No, ma scusa Fabri, non parlo di gol. No, Cristiano, per me Lautaro è un grandissimo giocatore, invece non sono d'accordo con te. Per me Lautaro è... L'Inter ha deciso di cedere Lukaku e Lautaro. No, l'Inter non voleva cedere neanche Lukaku. Sì, Lukaku... sì, hai capito cosa intendo dire, nel senso che a un certo cioè, punto... Cioè tu metti Lautaro nel novero dei grandissimi? Beh, allora, nel novero dei grandissimi ci vuole sempre un po' di... lo vedi alla fine. Vedi che regge il però paragone. Però per me Lautaro... Vedi che regge il paragone con Dybala. Parlando di una... Cioè tu nella... L'Atletico Madrid ne ha messi tanti uno sopra l'altro. Il paragone con Dybala non c'è stato, perché negli ultimi 3 anni Lautaro è il titolare inamovibile dell'Argentina e ha fatto più gol di Messi. Dybala non gioca mai. Per me Lautaro è un giocatore molto importante, per come lo vedo io. Cioè per te tu lo metti nella fascia dei primi attaccanti d'Europa, Lautaro? È una seconda punta, anche lì. Ma non è la seconda punta, io ti posso fare i nomi di seconde punte fenomenali. Allora, è un peccato essere una seconda punta. No, certo, però se tu parli di Lewandowski, Haaland, Vlahovic, quel genere di ruoli lì, ci devi mettere Lukaku, non ci devi mettere Lautaro, evidente, e allora non ce lo metto. No, ma io parlo Kylian Mbappé non è una prima punta, però infatti, è più forte di Lautaro Martinez. Infatti non te l'ho messo nell'elenco. Detto no, questo, però è più forte di Lautaro. Non è che... Cosa c'è? No, cioè, questa cosa di secondo me mi fa disperare, perché obiettivamente questo per me Lautaro. Sì, perché no, dire che ho ripensato al gol di Mbappé. No, devo dire che dico, ma state rischiando, è chiaro, tantissimo. Che è un'altra categoria rispetto a Monblano, voglia al netto di quello che al netto di quello che si dice, si pensa e si gufeggia. Ma non è che si gufeggia, stiamo parlando di calcio. Sì, sì. Comunque, per me Lautaro è assolutamente nel novero delle grandi seconde punte europee, per me sì. Però Monblano, che è finito in un silenzio incredibile,
Mumla assordante, come dicono quelli bravi. State rischiando, fate fatica. Ah, perché gioca. Sì, è un contesto partita. È un contesto. Come, scusa? No, rido perché quando. È un contesto partita. No, stanno prendendo. È un alla larga. Ma no, io ho visto due fiammate della Fiorentina, concesse una tra l'altro su uno sviluppo di una nostra azione offensiva. È una Fiorentina non arrembante all'arma bianca. Che può essere anche una tattica autolesionista, come dicevamo prima, magari per loro, visto che la Juve difende con tanti uomini e fa contropiede, puntando su quelle azioni che sono state devastanti contro l'Empoli, con il Real. Invece una Fiorentina che è partita accorta, giocando a fiammate, ci viene. Però quando viene ad attaccarci sui nostri difensori che tengono palla, tremiamo tanto. E poi devo dire, Perin finora. Inquietante. Non ci ha dato proprio sicurezza su tutte le loro conclusioni. Un attimo in pubblicità, torniamo subito. Anzi, se n'è pure inventata. Rieccoci, allora, torniamo sulla partita. Cos'è c'è da ridere? No, ho fatto sorridere una battuta di questa. Ah, perché ti fa ridere battute di Rudy. In pubblicità. Mazzo, come lui al... Sì, ma se ridi sulle battute di Rudy. Ma è tutta la sera che fanno sì, c'è molta complicità. C'è molta complicità. Siete bellissimi. Il grande pregio di dirlo 5 secondi prima del rientro. Sì, ma non faceva ridere. Va bene. Dai, ragazzi. Che succede però? Parliamo un attimo della... Che sta succedendo? Non riusciamo a entrare in partita... No, riuscite a entrare nel contesto partita, perché sì, esatto. È quello. No, infatti è quello che voglio dire. In partita per mettere un po' di paura alla Fiorentina, non siamo entrati in area. Ne avete 9 fuori. Per carità, la partita, cioè, allora ti dico questo Stefano, la partita è sotto ritmo, cioè sembra una partita di campionato. A noi questa cosa non dispiace, perché la Juve di Allegri comunque sotto ritmo accettano e passano i minuti e va bene. Quindi non è una Fiorentina, torno a dire, che prova a mandare la Juve fuori giri, che potrebbe provare a farlo. Detto questo, mi aspetto che pungere un po' la Fiorentina, che non ha una difesa di quelle proprio sicure, se tu gli togli sicurezza, allora anche noi possiamo magari creare quelle situazioni per, ma ne avete 9 per vincerla la partita. Come valutiamo 9, bravo, 9, fino a questo momento, Tolomei, la partita di Vlahovic? Non 8, eh? Ma no, non giudicabile, perché non è arrivato un pallone. Lui sicuramente, a mio avviso, un po' invece l'atmosfera la sente. La sta patendo? Patendo. Sicuramente non è una partita come le altre. In più, diciamo che non è stato messo nella condizione di potersi esprimere come si deve. In questo momento una Juve è difficilmente valutabile. No, perché spesso abbiamo visto che ha tirato fuori anche Battistuta, quasi come per far vedere l'amuleto, sì. Lui è Battistuta, tu sei... No, però abbiamo detto, secondo me ha ragione, che lui comunque non è un giocatore che si lascia intimorire dai fischi, dalle critiche, l'ha detto anche lui, sì, ma anche in campo l'ha quasi sempre. Allora, le due o tre situazioni in cui si è visto Vlahovic sono quando lui è sceso da sottopunta, cioè si è invertito con Ken che gli gioca un po' intorno, e ha manovrato, devo dire, bene due o tre palloni, anche tenendoli con qualità in mezzo a due giocatori avversari, aprendo il gioco. Però era quello che faceva Higuain di fine carriera, Allegri lo può far fare anche lui. Però diciamo, appena lui va vicino ai due centrali a Fiorentina, i rifornimenti sono Perché fa giocare Ken più alto di... No, scambiano. Ma chiedo a Ruyu e a tutti voi, la Juventus, anche che stiamo vedendo stasera, ma comunque in generale nelle ultime partite, può rientrare nella lotta a scudetto oppure no? Io ho detto, dirlo adesso è anche facile, quando la Juventus ha acquistato il miglior centravanti del campionato, eravamo a gennaio, io mi ero permesso di dire che con l'acquisto di Vlahovic la Juve si comprava una polizza assicurativa per i primi 4 posti, quindi la Juventus acquistando Vlahovic di fatto comprava l'accesso alla prossima Champions League, cosa peraltro adeguata per chi ha un monte ingaggi, dei costi di gestione e un fatturato come quello della Juve, ha fatto benissimo a farlo, però comprando Vlahovic la Juve si comprava la Champions League. E dissi anche all'epoca che, dipendentemente da quanto facevano Milan, Napoli e Inter, la Juventus sarebbe potuta rientrare anche nel giro scudetto. È chiaro, Stefano, secondo me su 3 squadre diventa complicato. Il primo su 3 squadre diventa complicato. L'Inter adesso non avrà più pian piano
il doppio impegno settimanale, no? Chiaramente uscendo dal Liverpool, eccetera, eccetera. La Juve invece, se passa col Villarreal, e io penso che passi, se passa col Villarreal, è chiaro che gestire una rimonta di questo tipo su tre squadre e avere la Champions League... Ma io credo, guarda, io credo che alla fine hai usato un termine che è interessante, la corsa scudetto. Io credo che la Juve in questo caso possa fare da castigamat, cioè che non sarà lei a vincere lo scudetto, ma che magari non arriverà neanche quarta e che quindi potrà essere quella... elemento disturbatore che comunque ti fa paura perché prima ce l'ha dietro uno, poi ce l'ha dietro l'altra, poi gioca quello che dicevo io, però Tolo è però che vince tutte, perché la Juve per provare a vincere tutte, certo, vincere tutte con il quarto di finale di Champions League, però io ti dico, Cristiano, se per caso il Milan perdesse col Napoli, ok, e la Juve vince con lo Spezia, stiamo parlando di un'ipotesi non realistica, totalmente fantascientifica, è a 4 punti dal Milan. Ma io no, ti ho detto... Quindi per me che il Milan, come ho sempre detto, è una credibilissima candidata a vincere lo scudetto alla fine, tutto sommato fa quel ruolo lì. Che ti ripeto, ho parlato un'altra cosa, ti ho detto, non so se le puoi vincere tutte con la Champions League in mezzo. Se esci col Villarreal, allora... è pericoloso, intanto no, ma perché lui quando dice Villarreal gli rimane tra i denti. No, ma continua a soffrire la Juve, insomma, la stiamo commentando, voglio farvi vedere. C'è stata, diciamo, una doppia situazione dove la difesa della Juventus, pur giocando molto densa, ha concesso un tiro, tutto sommato, da posizione centrale, palla scoperta a Torreira, e poi soprattutto c'è stato un ingaggio, in rincorsa verso il portiere tra il difensore della Juve, attaccante della Fiorentina, Catelli, che se l'arbitro lo vede male lì... Al limite. Catelli. No, al limite non lo so perché non abbiamo neanche visto i replay, quindi non te lo la potete vedere adesso, è fallo e giallo secondo me. Queste sono le prossime partite della Juve. Sì, però scusa Stefano, Cristiano e Guido ci hanno detto, in base a questo discorso che fai tu, ci hanno già detto che il lotto delle quattro è già chiuso. Ci hanno detto. C'è l'Atalanta, che l'Atalanta non ha punte, ma mi sembra che le quattro per loro sono già decise. No, per me no. Secondo me sì. Per me no. Per te c'è anche l'Atalanta. Per me c'è anche l'Atalanta, che non ha punte, ma sta trovando la quadra anche senza punti. Sì, poi l'Atalanta, non so quante partite deve giocare. L'Atalanta è potenzialmente al pari punti con la Juve. Quindi ancora in teoria avanti, anche bene, uno scontro diretto. Possibile che tutti hanno una partita da recuperare, il Napoli no. Neanche noi. Ne vogliamo parlare? Beh, vogliamo parlare. E quando le giocano, Mimmo? E quando le giocano? A parte che giocano quando vogliono loro, perché l'Inter deciderà loro quando vi giocherà questa partita. Però guardate le prossime partite della Juve, effettivamente se la Juve dovesse vincere con lo Spezia in casa, abbordabile, Samp, anche questa, e Salernitana in casa, e poi arrivi alla partita con l'Inter dove magari... Fabrizio, la Juve inizia a fare un po' paura. Beh, sicuramente quello che è forse uno dei pochi scontri diretti rimasti all'Inter, da giocare a Torino con questa Juventus, fa molta più paura. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Dai, c'è il gol. Rieccoci, intanto commentiamo un po', Mimmo, questa prima parte. Ecco. Beh, devo dire, ti aspettavi di più dalla Juventus? Assolutamente mi aspettavo di più dalla Juventus, nonostante oggettivamente la Juventus ha 9 giocatori fuori stasera. E non l'avevamo ancora detto. Esatto, quindi è in difficoltà, si capisce e si intuisce. Mi sembra una partita che lo 0-0... Le quote cosa dicono? Io devo dire la verità, se dovesse finire così la Juve rischia, perché... con le regole del gol doppio in trasferta. Beh, è vero, cioè che lo 0-0 in casa. Ci hanno appena finito di dire che il Milan doveva vincere per forza, perché chi gioca in casa deve vincere. Questa è una cavolata. Però, adesso lo 0-0 in casa con il gol che vale doppio è sì, un però, cioè, se la Fiorentina non fa un gol, però la peculiarità è che Milan e Inter giocano due partite nello stesso campo. Certo. Sì. È
qua è comunque qui però c'è i tifosi in teoria il campo. Cioè, ritorno giochi a Torino, non giochi sempre al suo stadio, capito? La particolarità del derby che giochi due partite però praticamente in casa tra i peggiori risultati è il migliore, lo 0-0 certo. Come no? Tra i peggiori tra i peggiori è il migliore, però poi devi andare a vincere a Torino. Nel derby dici cambia poco per lo stadio, sì, no il derby cambia tantissimo. Puoi pareggiare 1-1 a Torino, puoi pareggiare 1-1, quindi hai qualche arma in più. Devo dire che io sto vedendo dei numeri inquietanti, adesso dobbiamo aprire a fine primo comunque tempo. Parliamo di questa regola qua del gol in trasferta come se fosse il primo anno che c'è. No è l'ultimo. L'ultimo o il penultimo? No, l'ultimo. Però in adesso in realtà è veramente anacronistico. Coppa Italia ufficiale ovunque, la prossima anno, ovunque non esiste più questa cosa qua. Sì. È stata una follia toglierlo però. Devo dire che... No, per me sì. Cioè meglio o peggio, non so, dipende dai punti di vista. Ma siamo cresciuti dai punti di vista. Beh, questo... ho capito, una volta si poteva passare la palla anche indietro, però... Allora, no, dicevo, io sto vedendo dei numeri inquietanti. A fine primo tempo dobbiamo aprire veramente un dibattito. Ve li faccio vedere subito e poi li analizziamo ancora. Sul possesso palla... al di là del possesso palla, che quello può essere anche... Cioè, guardate questi numeri. Tiri 10-0. Tiri in porta 3-0. Tiri fuori 4-0. Tiri fermati 3-0. Oh, la Juve è a 0... Ma è 0-0, capito, ma che, infatti la Juve non è 0 in tutto, la Juve. Un tiro smorzato da 30 metri di Vlahovic. E la cosa incredibile, Stefano, e sai come finisce? 1-0 per la Juve. Va bene, può essere, però adesso stiamo partite così, a senso unico, eccetera, tempo. Eccetera. Poi alla fine... la Fiorentina, queste situazioni che ha trovato, non sono state nitidissime? Queste qua che tu citi, no, intendo dire, sai, la classica occasione. C'è stata una svista di Perin. No, perché adesso sto guardando però... su altri provider... E non sono proprio 10-7-0. Cioè, li ha truccati? No, però dico che poi ognuno vede un po' il tiro. Noi ci affidiamo fuori. Sempre a diretta.it. No. Cioè, che altro marchetto hai fatto su? Se non l'ha detto. Ma no, ma come sei attento, eh? Oh, c'ho un Biasin della c'ho un Kodak. Ti marca uomo. Però diciamo la verità, ci aspettavamo di più dalla Juve. Sì, certo. Adesso possiamo dire le assenze, possiamo dire... Però no, se Luca, giocando così riesce a portare via comunque, la marca 0-0. L'ha fatta Stefano, che dice diretta.it. Su altri provider. Perché noi citiamo sempre dove prendiamo i dati, quindi non, certo, non è un problema. Mola, ti aspettavi di più dalla brutta Juve? Brutta Juve, cioè se ieri sera il derby è stato deludente, la Juve stasera ancora di più. Cioè, non è una probabilmente questione. L'ha preparata meglio la Fiorentina anche dal punto di vista la psicologico. La Fiorentina sicuramente ha più motivazioni. A me non sembra una sicuramente è anche più gamba, secondo me. Però Giulio, ti chiedo, questa è una, secondo te Allegri la Juve sta facendo una partita molto diversa da quella che Allegri ha preparato? Perché questo può essere un tema di critica. Cioè, noi ci dice Allegri aveva preparato un tipo di partita e finora lo hanno messo alle porte. Allegri no, Allegri ti dico aspettava... che la mia sensazione è no. Allegri si aspettava di dover fare questo tipo di partita con la Fiorentina che aggredisce, che attacca, ma non, non riparte. La cosa secondo me significativa è che questa è anche l'ultima partita di campionato. Fiorentina-Juventus chiude il campionato della Juve, giusto? E con questo? No, significa che comunque sia di tenere presente che a Firenze ci devi tornare e magari quella partita vale qualcosa. Noi ci auguriamo che non valga nulla. Vabbè, però sarà una cosa così. Parlando fra due mesi, dobbiamo vincere lo scudetto, andremo a vincere. No, però invece mi ricordo come sviluppo della partita, quella col Villarreal, la differenza è che lì la Juve nel primo tempo, al primo lancio, ha trovato il gol. Però la preparazione della partita mi sembra molto simile alla partita di Allegri, uguale. Cioè, quindi dietro ad attendere. Allora, è finito il primo tempo, vediamo subito i vostri commenti. Prima però voglio farvi rivedere questi numeri. Tiri, ne ha sbucato fuori uno in più per la Juventus, però, 10-1. Però ti dà l'idea, è un tiro smorzato a 30 metri che sta andando in fallo laterale. Sì, però diciamo che 57-43, in generale la Fiorentina ha giocato meglio della Juve. Non, assolutamente, fuori dalla discussione. Luca, dicevi che la partita cercata da Allegri? No, allora, che sia, cioè, se Allegri avete potuto se avesse potuto disegnarla invece di 10 tiri a 1, la sua è 0 tiri a Fiorentina e 1 noi. Quindi non è proprio perfetta. Però il canovaccio tattico e anche di ritmo non concesso continuamente alla Fiorentina, gara molto spezzettata, è un canovaccio che mi sembra tutto sommato nelle corde di Allegri. Poi noi possiamo dire la Juve peggio anche di Milan e Inter, possiamo dirlo per quello che abbiamo visto finora, ma io ti dico, le richieste dell'allenatore erano molto diverse, per come conosco il percorso della Juve ti dico no,
Oltretutto questa è una partita allora che meno capisco lo juventino che dice però non va bene. Però è così. No, però meno energie tra l'altro si consuma questa partita, meglio è nella testa di Allegri. Esatto, cioè, bisogna spiegare, perché non è che Allegri dice, oh ragazzi mi raccomando giochiamo malissimo e cerchiamo di portare a casa. Il concetto è questo, bisogna non cadere nelle provocazioni e nel tentativo di alzare la corrente da parte della Fiorentina, che come abbiamo detto probabilmente l'ultimo impegno importante che ha in questa stagione ed eventualmente quello di ribatterci alla fine del campionato se noi ci stessimo giocando qualche cosa, fine. La Juve invece deve, in estrema emergenza, perché poi possa può far ridere o non ridere, però la Juve in termini di organico è molto in emergenza, quindi è una partita sui 180 minuti e come diceva giustamente Cristiano, Allegri lo dice sempre, che nelle partite i 180 minuti non si decidono nella prima, bisogna giocare con calma, eccetera, eccetera. Poi purtroppo il problema è che con questa Juve, rispetto a queste indicazioni, la partita che viene fuori è questa. Io ti dico che il frutto del primo tempo è... Se si poteva temere l'impatto ambientale, io tutto sommato la Juve non l'ho vista in sofferenza. L'ho vista totalmente incapace di esprimere una fase offensiva. Totalmente. Ma questo non è un tema totalmente nuovo. No. Anche in presenza di Vlahovic, cioè, ribadisco. E questo è... D'altronde, ricordiamo, noi stiamo giocando con due esterni a tutto campo, perché stiamo giocando 3-5-2. Questi esterni sono Ake a destra, esordio con la maglia di Pellegrini a sinistra. Ruiu, che palle possono arrivare a Vlahovic con il bene che vogliamo a questi ragazzi? Che partita è stata, Cristiano? L'ho detto prima, è una partita che mi ha ricordato tantissimo quella contro Villarreal, con la differenza che lì la Juve dopo 30 secondi alla prima imbucata con la difesa di Villarreal aperta, no, ha fatto un grande colpo Vlahovic, e invece oggi non abbiamo mai visto un'azione di questo tipo. Per il resto... quasi quasi forse Villarreal nel primo tempo ha creato addirittura più pericoli concreti alla porta della Juve. L'impostazione della partita mi è sembrata veramente analoga, brutta, però in un modo o nell'altro riescono a non prendere gol. Cioè rivedi Allegri, cioè Perin ha fatto zero parate. C'è Allegri. Se tu facendo così alla fine cerchi di prendere meno gol, cerchi, fai punti e pian piano dici poi tanto davanti Vlahovic prima la situazione poi è migliore. È chiaro che se tu giochi così davanti non hai Vlahovic, fai 0-0 e magari lo prendi. Se giochi così e davanti ai Vlahovic, sì, però spesso lo fa. Però gli spazi spazi li hanno anche avuti in contropiede. Cioè, non è che la Fiorentina non ti ha concesso spazio, che col Villarreal pronti via, loro ti concedono quei 20 metri per inserirti e Vlahovic fa il gol. Qui lui è partito spesso in contropiede. Nessuno è in grado di dargli un adesso pallone, vediamo cioè. Anche alla valutazione dei singoli. Biasin, ti aspettavi questo primo tempo? Magari non così palesemente dalla parte della Fiorentina, ma alla fine la Juventus ha fatto una buona fase difensiva. Il dato di fatto è che sei 0-0, mi sembra proprio una partita di stampo allegriano, precisa proprio, con effettivamente niente davanti, perché io non ho visto il portiere della Fiorentina. Io non riuscirò mai a capire perché devono fare questa Coppa Italia così distante l'andata e ritorno alla semifinale. E toglie un po' di pathos. È una roba impressionante. Ma perché? Sono d'accordo. Ma perché? Falle tutte e due ad aprile, a maggio. A maggio poi forse è troppo tardi. Falle tutte e due, fai come la Coppa di Lega inglese, falle tutte e due a febbraio, gioca anche la finale se vuoi. Però falle però tutte e due. Adesso stanno giocando ogni tre giorni, non ci sarebbe davvero spazio. Sì. Devi aspettare e aspettare poi l'eliminazione di una squadra dall'Europa, insomma non è mai semplice impostare i calendari. Mimmo, che primo tempo invece stato? In finale di Champions League di Europa League, allora, sono italiano. Parla solo lui qua, io veramente me ne vado. Parla solo Cristiano Ruggi. Dai! Ogni volta che devo intervenire interviene lui. Ma c'è feeling tra di loro. Tocca a te, dai. Ah sì? Insomma, io non aggiungo nient'altro. Sentiamo rispetto a quello che... No, Mimmo, però non cadere nelle provocazioni. Dai, Mimmo. Non cadere nelle provocazioni, Mimmo. Adesso ti canta in ginocchio da te. Ditemi dei singoli, Monblano. Porta anche a me il caffè. Migliori e peggiori, dai. Tre migliori e tre peggiori. È dura scegliere tra i migliori. Tra i migliori della Juve metto De Ligt, l'ho visto stabile fin dal primo minuto in questo ruolo con i due centrali di fianco a lui, è autorevole. Non malissimo De Sciglio, ma ha messo una palla
di quelle che ogni tanto noi facciamo orizzontali al limite dell'area, regalata alla Fiorentina, improponibile. Per il resto ti dico, guarda, forse do la sufficienza ad Arthur perché ha cercato tanto di farsi dare la palla, ma proprio solo e Vlahovic? No, Vlahovic non lo metto né in una colonna né nell'altra. Sei? Sì, no. Metto non bene a che, perché a destra non riusciamo veramente a lavorare in nessun modo, né difendendo né attaccando, ma non posso fargli una colpa. E neanche bene Rabiot, un fantasma, un giocatore del livello di Rabiot. Poi sappiamo che gli juventini non hanno esattamente un'ottima reputazione di Rabiot, però titolare alla nazionale francese, 6 anni a titolare a Parigi, ormai 3 anni che fa il titolare alla Juve, insomma, partita fantasma. Tolomei, cioè, in queste partite Rabiot devi essere super presente. Fantasma. Dimmi chi ti è piaciuto di più. Fammi anche solo un nome. No, te faccio due. Ti faccio De Ligt, senza ombra di dubbio. E per quello che sta provando a fare sono d'accordo su Arthur, basta, non peggiori? Mi spiego. Ma i peggiori, ragazzi, non difficili. Tutti. No, non bene neanche. No, ma non ci sono, non ci sono, alcuni sono invisibili. Non so come dire, non ci sono tre mezzo, alcuni sono invisibili. Non ci sono. No, non dico tre cose orribili. Per esempio, un sistema di gioco 0-0, partita brutta, cioè, non sapete dire. Allora, i più io ti dico Locatelli e Ken. Per Locatelli e Ken. Tre paradossalmente a che? Sono già quattro. Paradossalmente ha avuto più palloni Ken e Vlahovic e non ne ha controllato uno. Dai, Biasim, ora sono loro. Per esempio, a Vlahovic quanto date? Non è che puoi dargli tre, perché neanche, cioè, non si è visto mai. Cioè, che me. Infatti, no, io per me non è giudicabile. Non è giudicabile, non è giudicabile. Non ha dato un pallone. Beh, per colpa di chi? Non sua, dici, quindi. E beh, adesso non è che può andare a prendersi la palla in area e portarla dall'altra parte. Ma la squadra non sale. Cioè, sì. Anche accompagnando l'azione eventuale in avanti, lui ha fatto due lavori da boa. Sì, sì. Non arrivavano... La squadra non viene ad accompagnare, quindi... Però Luca, questo è un altro marchio di fabbrica di Allegri. Lo sai, quando lui è in difficoltà, dice piuttosto che prendere gol, noi non saliamo con tutti gli effettivi. No, ma manco con uno. Questa potrebbe essere... Pensa a tutti che gli il più offensivo della Juve è Pellegrini a sinistra, più intraprendente. Sì, potrebbe essere assolutamente una partita per Morata. Che può entrare nella ripresa. Mola. Allora, i tre che mi sono piaciuti, De Ligt, Pellegrini e Arthur... E poi assolutamente Rabiot deludente e le due punte. E Vlahovic? E le due punte. Tutte e due. E Mimmo, dai che sei tornato. Ma non è che puoi tornare quando vuoi. Quello che... Posso parlare? Però sì, sai come funziona. Il dibattito, la bellezza del dibattito è quella lì. Vai. Io direi... Di che la pizza? Direi, ma insomma, vi posso parlare? Cioè, quando parlo io c'è sempre qualcosa che deve succedere. Io direi un'insufficienza totale alla Juve, perché io non vedo dei migliori. Non mi sembra di vedere dei calciatori della Juventus che in qualche maniera mi hanno tutti male, riempito gli occhi. No. De Ligt da centrale si è comportato bene. Sì, ma non è che ha fatto cose straordinarie, perché poi sì, si parla della Fiorentina. Non ti ha rubato l'occhio. La Fiorentina... Non è che ha fatto cose che, mamma mia, 15 azioni da gol, mamma mia. No, però per ha fatto un paio di interventi. Ha tirato molto di più della Juventus. Sì, ho capito, ma tutta roba, cioè tiri centrali, facili. Ma Dybala ti è piaciuto? Dybala non mi è piaciuto, sinceramente. Allora, alta fine. Sì, perché questo... fai bene a dare soddisfazioni. È evidente che soddisfazioni. Siccome vedo fai che bene. Tu ridi per le loro battute. No, io non rido. Io non rido. Beh, un po' ridi. Io sorrido. Io ma cerco do... di portare ma anche un po' certa, di fatica a Chiesa. Una certa cultura all'interno di questa trasmissione. Sì. Che a volte vedo che Mimmo Chiesa fa un po' di fatica. Chi può entrare adesso? Morata, mi avete detto. Morata, per cambiare un po' questa partita. Morata può entrare a Quadrado, ma se è Quadrado che abbiamo visto veramente, veramente stanco, veramente in riserva, può fare poco. Ma tutti stanchi siete. Cioè, Quadrado a 35 anni ha giocato tutte, Giulio, però tutte. Tutte. In Colombia, in Italia. Cioè, io di stanchi, a me non mi è sentito parlare di stanchi. Non ho mai parlato di stanchezza. Ti sto dicendo Luca che Quadrado gioca tutte le partite a Torino e della Nazionale. All'età che ha... È giusto anche un attimo, secondo me, farlo riposare. E abbiamo visto che nelle ultime tre partite è stato molto, molto deludente. Morata e Quadrado sono due giocatori che, se metti a partita in corsa, possono assolutamente partire di differenza. Vlahovic o Ken? Come? Chi togli davanti per mettere Morata? Mimmo toglie Dybala. Io tolgo Ken.
No, ma adesso voi avete messo sullo stesso piano le prestazioni di Vlahovic e Ken stasera, ma secondo me non c'è paragone. Cioè, comunque Vlahovic, seppur poco servito, poco sollecitato, tutte le palle che ha giocato le ha giocate bene. L'altro ha preso 5 falli però, a 0. Sì, però non stoppa un pallone. Sì, ma io non lo pago 40 milioni per prendere i falli, perché scusa Luca Fausto. Bisogna capire cosa fare. Se spendo 40 milioni, non è che lo dici, guarda, spendo 40 milioni, almeno questo mi prende 10 falli a partita. Ma voi con Ken Monblano, fammi capire, siete obbligati, cioè ormai è un vostro giocatore anche per la prossima stagione, riuscite a uscirlo in qualche modo? Il prestito e 2 anni. Lì bisogna capire Paratici, si fa un miracolo, diciamo. Dai, non fai bravo. Il prestito. Tanto Kulusevski ha già il coro. Il prestito, è sostanzialmente 2 anni prima del saldo. Del saldo. È un prestito in teoria un obbligo condizionato, ma fin dai momenti dell'operazione fatta di fretta e furia, come tutti sapete, ad agosto, si sapeva ed era noto, senza conoscere i dettagli delle condizioni, e veniva confermato anche da Juve, che fondamentalmente era un obbligo. È un obbligo. È un obbligo. Cioè, ho giocatore alla seconda partita della Juve, si faceva il crociato, tanto per intendersi, e quindi non gioca mai, e quindi non fa neanche le 5 presenze, faccio un esempio. Ma io però, sai che è un lato che mi preoccupa poco della Juve, Ken? E cioè, io trovo folle l'idea che la Juve possa pensare di trovare un modo da uscire dalla trappola che è in quest'estate. Cioè, se la Juve ha 3, 4, 5 aggiustamenti da fare, ma che non c'entra 4, 5? Beh, tu hai bisogno, di un reparto. Quindi scusami, ogni anno dobbiamo stare lì a farci matti per fare la lista Champions, escludendo della gente che poi giustamente... Però... uno che non occupa posti. Ha sbloccato 3 gare di campionato quest'anno, ha sbloccato 3 gare, milioni. Può farmi tranquillamente, sì, ho capito, lascia stare i milioni, una volta che ce l'hai devo efficientarlo, se il giocatore è il mio Zalajeta, parlo di base, nei prossimi 3-4 anni, ma tieniti lì che non ti occupa neanche un posto di mese, non è il problema. Ma Zalajeta non ha visto nessuno stasera. Cosa? Zalajeta segnava. Perché Ken ha fatto i gol anche quest'anno. Beh, Luca, in questo momento tra Ken e Zalajeta tengo Zalajeta tutta la vita, scusami. Però adesso, Luca, se promuovi l'operazione Ken, però ragazzi, promuovere anche l'impossibile. Se vai a promuovere l'operazione Ken, ma non boccio, non promuovo, ma non ha senso. Per lo Juventino non ha senso mettere Ken, e per la Juve mi auguro mettere Ken nei primi 3 problemi a risolvere questa Juve. No, non primi 3 problemi. Però scusate, se mi dite che i primi 5. Il prossimo anno l'attacco è Vlahovic, Morata, Ken, perché Morata lo riscattate mettendo. Questo lo dice Tolomeo. Vabbè, comunque Vlahovic, Morata, Ken e poi uno al posto di Dybala. Sì, da quando hanno detto che Morata lo vogliono a tutti i costi, 2 panchine consecutive. Però Empoli è stasera. Io credo che si cercherà anche un'altra prima punta di riserva per far rifiatare Vlahovic, perché è evidente che noi quello è un problema. Cioè, questa Juve non può prescindere da Vlahovic e come vediamo stasera non è detto che poi basti, anzi. Però io credo che al di là di tutto, al di là poi di chi arriverà per Dybala nel caso in cui Dybala dovesse... E vi siete fissati sull'attaccante. Ma noi opereremo anche a centrocampo quest'estate, però evidentemente poi servirà a capire quali sono i movimenti in uscita, perché di tutto quello che di cui stiamo parlando, Dybala... Ramsey probabilmente tornerà. No, poi bisogna capire cosa succederà con Rabiot, bisognerà capire cosa succede su tante cose. Quindi... È evidente che la Juve che vediamo oggi non ha un problema solo, è evidente. Ken. Ma nessuno in assoluto, al di là di Ken o non Ken. Però l'attacco, avrà bisogno di un altro innesto che faccia il vice Vlahovic, di una Juve che bisognerà vedere se avrà Dybala o non ce l'avrà. E se non avrà Dybala, io non credo che la Juve andrà alla ricerca di un altro numero 10. Mi permetto di dire una cosa impopolare. Di vice Vlahovic è pieno il mondo. Permetti. Va bene. Quindi non mi preoccupo. Certo. Cristiano, con Dybala non hai la sensazione che si possa arrivare a... Che sì, Donnarumma, Calhanoglu... Ma questo... Cioè, Biasin, che fa l'indiano, quando tu hai un giocatore di quel calibro che ha quelle pretese di ingaggio, che va in scadenza di contatto tra mesi 3 e quindi è già in regime di scadenza, vale per tutti lo stesso discorso. Che sì, Donnarumma, Calhanoglu, Dybala, Brozovic... Brozovic, mi sono stufato di sentire Biasini e i suoi amici che dicono tutto ha fatto, tutto a posto. Capito? Sono passati due mesi. Due mesi? 2 anni? No, beh, negli ultimi 2 mesi si parla solo di questo. Ma tutto fatto, tutto a posto. E questo è un giocatore che l'Inter deve di fatto, l'Inter, la Juve con Dybala,
ricomprare con, dandogli l'ingaggio che vuole lui, altrimenti se ne va via. Giocatori così c'è il rischio concreto che se ne vadano via a zero. Ma su Dybala la Juventus, Biasino, ormai fa bene a darlo per perso oppure lo vuole tenere? Tanto entra a Cuadrado. L'avevamo detto. La Juventus fa bene a fare l'offerta diciamo al ribasso, nel senso che quella è l'offerta, se trovi di meglio, tanti saluti, ma secondo me alla fine rinnova con la Juventus. Perché non trova di meglio? Secondo me sì. Rinnova con la Juventus? Secondo me sì. Beh, in questo momento non sembra essere quella la strada. Però Stefano, è interessante continuare a pensare su quali sono le grandi squadre in grado di dare a Dybala quello che cerca Dybala? Quello è il tema. E al di là del soldo, anche la posizione all'interno di un campo. Però lui intanto... mi dici che numero 10 però, sono in campo. Lui intanto è infortunato e lui intanto... Se Barça gli dice ti do 12, non c'è problema. Però scusate, stai panchina al Barça. Lui intanto è infortunato e anche l'ultima sua uscita alla Fashion Week di Milano con quella fotografia... C'era Mimmo, vediamo. Io ero lì. Non è piaciuta a tanti tifosi della Juve che dicono in questo momento dove non stai giocando, sei infortunato, si fa fatica col contratto, non fare fenomeno, andare. Cosa fa? Va bene, una foto. No, è andato alla sedia della moda, una sfilata, tutto abbinato. Cristiano Ruiu TV, io ero lì. E devo dire che ero presente alla sfilata di Cazzilli, perché si chiama così lo stilista. Cazzilli Style. E devo dire che non è bello vedere in questo momento il proprio calciatore che se ne va alla sfilata della Fashion Week. Ragazzi, veramente, cioè, mi sembra di fare una trasmissione del 1960. Dai. A che ora è la sfilata? Alle 6 di sera. Lascia l'orario, ma a Milano è infortunato, non sta giocando, sta andando male con la Juve. Ma niente, cosa faceva? Stava scaricando il camion del fuori. Lo devi dire a me, così la Juve non è piaciuta questa foto. Piuttosto capisco l'appunto Zaniolo che mette i like, ma manco quello capisco, ma piuttosto devo capire quello. Ma uno che si fa una foto in giro... Dai, non lo so, tanti tifosi della Juve non l'hanno presa bene. Non l'hanno presa bene per niente. Perché ragazzi, io non l'ho letto Tolomei. A me non me ne frega. Io ogni volta che vedo Dybala penso a quanto potrebbe dare Dybala, cioè qualsiasi foto veda, poi che ha la Fashion Week da un'altra parte. Fatemi andare un attimo in pubblicità, torniamo subito. Io vado subito da Mimmo Pesci. Dimmi. Ti ho fatto segno. Di andare da Biasin. Vai da Biasin. L'azione della Juve, No, perché dovete sapere che qui in pubblicità i due furbi hanno mangiato, ma proprio tranquilli fino all'ultimo secondo, e quindi adesso non fanno la bocca piena. Va bene, dai, sto scherzando. La cosa incredibile è che poi si lamentano perché non gli dai la parola. Sì, quando gliela dai hanno in bocca la pizza, se la prendono con la cosa tremenda. Cioè loro vogliono parlare quando non hanno finito di mangiare, hanno digerito. La cosa tremenda è che io con gli occhi... Allora... E lui infamemente è venuto da me. Se per caso io faccio un piccolo intervento e non parla lui, allora apriti cielo. Hai perfettamente ragione, però io volevo andare da Tolomei, quindi dovrei mangiare quando dovevi parlare quando loro mangiano. Vado da Tolomei e da Monblano, che li vedete buoni pure un po' spaventati, perché dobbiamo commentare anche il palo colpito dalla Fiorentina. Luca, cioè il secondo tempo è iniziato come il primo. La più grande occasione della partita l'ha avuta la Fiorentina con uno svarione, una nuova autostrada, la centrale che si è aperta. Iconè ha fatto una grande cosa controllando Mi fa morire Luca, poi perché tu gli hai fatto una domanda e lui ti ha fatto la cronaca di quello che succede. A porta praticamente sguarnita, palo pieno di Iconè che si è disperato, e lì ho pensato, bendato quel gol lì lo fa. Sì, però se l'ha costruita bene, ha fatto una grande azione, poi però ha sciupato. E quando ha ragione Mombla, questa è la classica partita che la Juve, la Fiorentina spreca tanto. Poi guarda che non vedeva l'ora quell'altro lì sul Trespo. Ma è la classica partita che finisce 0-1. Rischi la beffa. Cioè dici grande dominio. Intanto, come ti avevo segnalato nell'intervallo, a che è stato a che serve? A che serve? No, dico inconsistente, secondo me è stato messo anche in difficoltà, perché lui non è un giocatore a tutta fascia, è anche un brevilino, è il classico terzo attaccante di destra, proprio ha un ruolo solo. Lo scarica Allegri.
No, ma io faccio delle analisi, cioè non, per me l'allenatore può chiamarsi Allegri, Lippi, Pioli, non cambia. Però lo hai messo, per essere un giocatore all'esordio e che non ha fatto neanche così tanti minutaggi da subentrato, se lo metto lo cerco di metterlo a suo agio. Non ha creato danni, ma è stato totalmente una fascia quella destra inconsistente. Con Cuadrado si può pensare di pizzicare la Fiorentina. Il prossimo a entrare sarà Morata. Pizz! Il prossimo il cos'è prossimo... che si fa? Lui ride, ma cosa si fa? No, ma lui ha capito. Pizzicare, pizzicare. Il prossimo entrare, sì, anche perché non è che siano tante le possibilità. Perché quindi... avete 9 giocatori fuori. No, beh, ne abbiamo più che altro 5 in panchina. Cioè, cominciamo. Di cui 3 anni. Cominciamolo. No, di cui 2 portieri. Mimmo. Ma è tutto un campionato tra Napoli e Milan. Ancora. Che abbiamo giocatori fuori, Covid, infortuni, eccetera. Sarei mica piangendo. Adesso questi, perché per casualmente ne hanno fuori qualcuno. E comincia, io voglio 5. E va bene, ma c'è la Juventus, c'è Blablic, c'è Blablic. Quindi devi comunque, giusto Mimmo, devi comunque fare la partita e non fare queste prestazioni. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Rieccoci. Allora, dobbiamo commentare l'errore di Vlahovic. Parata di Stefano Donati in estensione, incredibile. Ha fatto una parata Donati, ragazzi, ma pazzesco, urlando gol quando la palla era sfruttata, l'ha allungato di tanto così tu, le dita. Tu non gol c'eri, ma l'ha urlato anche sui Conè. Gol per richiamare l'attenzione allo studio. No, il palo di Conè ti sembrava gol. Quello c'è, certo. Morata. Ottimo Ken, 4. 4 a Ken, sì, male Ken. Male, si capisce. No, però Vlahovic ha sbagliato, gli è venuto un Morata piedino. È il classico caso in cui entra la panchina e fa gol. Ragazzi, dico... sapete che di là sono molto più sudati che in campo? Stanno facendo un lavoro, ragazzi, di macumba. Che Mimmo Pesce in confronto secondo te chi vogliono in finale? È lì contro voglia se tu di fianco a te. Ma scusate, però è di una compostezza incredibile. Messo qua, di là, ragazzi, stanno facendo un lavoro, mamma mia. 3.000 metri quadri, certo, di studio. Poco è la pizza, perché tu, tra un po' ci vogliono anche i sali. Da grande ex attaccante, come ha fatto Vlahovic a sbagliare? Gli è venuto il piedino. Gli è venuto proprio il piedino. Lì un po' l'emozione gioca. No, gli è venuto il piedino. Lì, quando provi a fare il pallonetto e non ti viene pieno, ti rimane così sotto. Infatti, secondo me il portiere, che tu lo medici, grande parata del portiere, si è ritrovato in bocca. No, ho detto gran parata di Donati, non del portiere. Ok. Se fai il pallonetto normale non può prenderla mai il portiere. Però quando fai il pallonetto ti rimane lì così. Biasin. Di solitamente questi qua 9 su 10 lui li fa. Casualmente non gli è venuto a Firenze. Devo dire che ha dei predecessori abbastanza famosi che hanno toppato la partita al ritorno a Firenze. Baggio per esempio. Bernardeschi segnò il gol partita. 1-0 Bernardeschi alla prima Firenze avversario. Sì, Zurlini nel 58, però Carlotti. Però Luca, non avete avuto un ingresso in campo diverso dal primo tempo. Però c'è quell'aspetto che nel primo tempo era totalmente assente, cioè del senso di poter prendere delle situazioni di pericolo nella difesa fiorentina. Perché sono tre volte siamo riusciti ad arrivare al riosso dell'area al primo tempo. Sì, diciamo che rispetto al primo tempo abbiamo visto il portiere. Ma questo deve togliere sicurezza alla Fiorentina. Questo mi conta, se no siamo sempre passivi. Comunque è impressionante il pressing alto che sta facendo la Fiorentina. Sì, il problema è ogni azione della Juve ha difficoltà di partire. Quello però è proprio il rischio che si prende ogni tanto italiano. Mi ricordo perché l'andata con l'Inter, per esempio, che ha giocato benissimo 60 minuti. Poi a furia di fare quel gioco lì... Più il primo tempo, con l'Inter già nella ripresa... Primi 10 minuti anche della ripresa. Poi però se vai avanti a fare quel gioco lì, il rischio è che poi prendi il contropiede. Ma io perciò infatti vi aspetto che la Juventus possa ripartire in contropiede. Finisce 0-1 per la Juve. Sta facendo Montblanc. Cosa c'è, Luca? Che è successo? Diamo indicazione a Cuadrado. È la danza della pioggia per combattere Ruiu. È un mestiere che tanto puoi solo perdere, però almeno ci prova Montblanc. sta vivendo la partita Montblanc. Dobbiamo dire che anche da Morata adesso... Morata molto più mobile. In 3 minuti Morata ha fatto già meglio di Ken. Detto questo, Morata, da quando è arrivato Vlahovic, è stato elogiato da tutti, ha fatto 0 gol.
cioè, paradossalmente. Sì, della serie, bravo, Morata. Bravo, bravo. Ma... No, dico, prima dell'arrivo di Vlahovic, Morata in disastro. Ragazzi, se non tiri, eccetera. Non puoi segnare. È andato avanti a non fare gol. La palissiera. Sì, però tutti... Non tira. Ad Morata, esaltare tira. Le prestazioni di Morata. Sì, ha fatto grandi prestazioni, ma non può fare gol, perché non tira. Non tira, arriva a riossellare a finta contro e voi finta, lo volete riscattare alla prossima questo stagione. Questo hai detto tu. Andiamo detto un attimo in pubblicità, torniamo subito. Rieccoci, scusate, rieccoci. Scusate. Vuoi un po' di gola? Stiamo vedendo qualcosa di diverso adesso? Vedendo una Juve che comunque soffre, si appiattisce con 7-8 uomini dentro l'area e ci mette a rischio perché arrivano dei palloni, poi nella confusione con l'Empoli abbiamo preso il gol così, però intanto riesce ogni tanto a tenere anche la Fiorentina là, la sicurezza di Cuadrado nel tenere palle di Morata, con tutto che non sono ancora... Il Cuadrado e Morata che conosciamo, no, ovviamente non hanno lo stesso peso specifico di Ake e Ken. Cioè la squadra con loro in campo si sente un po' più sicura di poter provare a costruire qualcosa. Questo qualcosa finora è stata solo quella palla, quella mezza palla che Vlahovic non ha sfruttato col pallonetto. Però di cui abbiamo parlato prima. Però ho la sensazione, Luca, che la spinta propulsiva della Fiorentina, questa pressione alta, si sia un po' affievolita. Perché obiettivamente fare 90 minuti, 95 minuti a quel ritmo lì... No, ho questa sensazione, poi posso sbagliare. Sì, no. È che sono tutta la stessa direzione, le sensazioni. Dovevi raccogliere prima. No, Fiorentina, dai, si è mangiata troppo. Il gol di Sottil, che secondo me è un ottimo prospetto. Ma è di tanti anni a Sottil. Non è lo stesso, no. Non ha tanto spessore. Detto questo, perché dicevi Morata non lo riscattiamo, non sono sicuro? No, io ho letto, allora, sono bastate due partite vere intendo veramente positive, buone, consistenti, di qualità ma anche di quantità di Morata, per far cambiare a tutti i giornali i titoli che avevano 3 giorni prima. Cioè, Morata, la Juve gli ha fatto sapere che tanto non lo riscatterà, Morata che era imbruttito dal fatto di andare a Barcellona, tutte robe vere, tra l'altro, cioè vero comunque, che non sono state smentite assolutamente. Due partite buone di Morata, la Juve è lì, già a Madrid, che sta trattando euro su euro perché vuole assolutamente garantirsi il riscatto. Io trovo che, come ci va, moderazione sui rinnovi, perché la Juve non ha proprio aperto le porte della Continassa ai procuratori dei famosi 5 che devono rinnovare, non ancora. Anche per Morata, secondo me la Juve guardinga. Poi Guido ha notizie anche di prima mano, capisco che c'è una volontà, ma è una volontà ideale quella della Juve e quella di Alvaro in questo momento, e non è una volontà, secondo me, concreta, ovvero la Juve può far sapere all'Atletico Madrid: guardate che noi valuteremo. Ma da lì a dire la Juve sta già trattando, perché con lo sconto lo prende però, di sicuro. No, però aspetta, Luca, no. Che stia già, almeno quantomeno da me, che stia già trattando, non l'hai mai sentito dire. Dico che, a quanto mi risulta, Allegri è molto più centrale in un'ipotetica squadra del futuro. In questo momento un giocatore come Morata rispetto a un giocatore come Dybala. Sì, però no. Allegri quando Dybala è a posto, dice così a Dybala. Di Dybala. Quando Dybala non c'è, gli serve che Morata sia connesso, gli dice così. Allegri, quando ha parlato a Morata sul fatto no, devi rimanere con noi, il giorno che Barcellona l'ha chiamato o 10 giorni dopo? Quando si è capito che tanto quella... Quando è arrivato Vlahovic. No, questo è stato il secondo giro con Vlahovic. No, lui è arrivato, no, 10 giorni dopo, no, qualche giorno dopo, Allegri ci ha tenuto ha capito che per il Barcellona è un problema fare l'operazione. E quindi gli conviene tenere il giocatore sul pezzo, ma è giusto che sia così, lui è l'allenatore. E ha bisogno di giocatori connessi. Ma ha senso trattenere Morata? Per me ha senso. La Juve dovrebbe pagare 35 milioni. No. È ovvio che... Quindi si va a trattare quella cifra. Beh, è evidente che a 35 milioni non stiamo neanche parlando di niente. Va bene. Ovviamente. Poi deve essere d'accordo. Io farei un rinnovo presto. No, sto dicendo, è chiaro che ci deve essere un tavolo di trattativa. A quanto ne so, questa tavola di trattativa ancora non c'è, al netto di quello che dicono i giornali. C'è,
la volontà e lo scambio di opinioni con Allegri e quant'altro per dire che Morata è un giocatore assolutamente centrale e che nella Juve di Allegri, okay, come ha dimostrato di essere, però Guido, ti chiedo questa cosa: Morata fa panchina a Empoli, che è successo? Non so, ho visto uno sferrato a Vlahovic, c'è stato Blavlić che ha dato un pugno in faccia, scusa, a Torreira. Guido, cosa ti chiedo campo, perché cioè, Guido, campo, ripeto, sul fronte Morata è attendibile. Ti faccio questa domanda. Panchina Morata con l'Empoli, panchina 4 giorni dopo a Firenze. La centralità di Morata in questa Juve dov'è? Che non ha bocca, non sta bene. Al quadrato che si è per terra, non bravo, sta bene. Guido. Morata non sta bene? Devo dire che il tifo, visto l'indifferenza sì, vero? Di Momblano e Tolomei, è qualcosa di spettacolare. Perché cosa serve? Quando si dice la superiorità sabauda, no? Io che sabaudo non sono. Visto un pugno sferrato a Vlahovic in faccia. Però, come vedi, soffriamo meno noi di loro. E questo è una soddisfazione incredibile. Ma perché gli sta scivolando di mano la partita. Li vedo pugno sferrato da Vlahovic. Li vedo belli tonici. Non so, il pugno l'avete visto tutti, un pugno di Vlahovic. Sì. So, beh, io non ho visto perché la marcatura ha fatto questo gesto e insomma gli ha dato un pugno in faccia. Si può? Beh, Mombrano dice che rientra nelle cose da campo. No, ho detto che non l'ho visto, no, come se stavo fare, dibattendo con te. Hai detto, hai detto andiamo avanti prima. Beh, sì, anche appunto, a Las Vegas. Vado avanti nella discussione, non l'ho visto. Sì, lui l'ha visto forse. Poi si è deciso che si può fare, ma si sono lamentati così i giocatori del non si è visto. No, non si sono lamentati. Devo dire che la partita fino a questo momento è stata abbastanza, diciamo, no, contenuta a livello di ammonito adesso Milenkovic. Adesso si sta un po' incattivendo, sì. Te perché la Fiorentina ha proprio la sensazione che dopo aver profuso un grande sforzo, sì, Madonna, tante opportunità, ma potrebbe arrivare nel finale una beffa, però bomba, bomba di due. Però non ho ancora sentito voi, mo la riparto da te su Morata, ha senso riscattarlo a cifre diverse dai 35 milioni? Io aspetterei, cioè voglio vedere un attimo come, come finisce la stagione o comunque come si mette almeno la Champions League. In Morata, ha ragione Luca quando dice che Morata non fa gol perché non tira, ma è anche vero che molti gol Morata... No, oltretutto non gioca neanche. Sì, però Luca, molti gol, io mi ricordo almeno, poi magari mi sbaglio, molti gol Morata li ha fatti in area di rigore quando gli arrivavano dei palloni a pochi passi dalla porta, di testa, no, ma guarda, piede. Quando lui dice Morata non tira è per decisione di Morata, non lo lega a un dettame tecnico-tattico, però, okay. È perché molto spesso allora, stasera, lui stasera al di là ha preso in 10 minuti tantissimi falli. Sì. Ma lui questa cosa si sta muovendo tanto, è evidente che se fai questo tipo di lavoro finisci anche per sfiancarti e poi non arrivi a tirare. Però, sì, però dico, devi comunque investire dei soldi. Io aspetterei. C'è il discorso di Dybala. Ma scusa, in questo momento sappiamo che la Juventus sta per investire, potrebbe investire tanti soldi per Zaniolo. Io ci credo a quello che sta succedendo per Zaniolo. Beh, quello sostituirebbe Dybala, no? Però è un investimento comunque importante. Sì. È considerato che tu di Dybala poi rischi di perdere lo zero, quindi vediamo un po' come riuscirà poi a, cioè, che cos'altro bisogna fare in attacco nel reparto offensivo. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Mondoflex, sono arrivati i saldi invernali con sconti dal 20 al 70%. È proprio arrivato il momento di acquistare quel materasso, quel divano, quella poltrona che da tanto tempo desiderate. Vi aspetto! Rieccoci, allora, 77 minuti, caro Momblano. E vediamo forse qualcosa in più, dai. Sì, sono diminuiti sensibilmente i pericoli portati da Fiorentina. La Juve è distribuita meglio in campo, fa un palleggio cioè, prolungato. Sono le partite di Allegri, hai notato che da quando la Juve è riuscita a uscire un po' dal guscio, il ritmo si è di nuovo abbassato? Perché la Juve di Allegri costruisce questo tipo di partite su questo tema. Devo dire che la squadra è molto meno disordinata di quanto e come aveva difeso, per esempio, l'ultima mezz'ora a Villarreal. Bella questa. Eh sì. Però dobbiamo dire che... Vaffanculo. No! Fa bagno,
si può dire al bagno, al panino, munizione, ma chiamerei anche il VAR. Rosso, il VAR, Mimmo, per me fuori 3 minuti. Via. Lo cacciamo. Un vaffan bagno non si nega nessuno. Poi ha detto che non era agitato, eravamo tesi noi. Ha detto che finisce 1-0 per la Juve, sapete. Tolo, 0-1 per la Juve. Ma poi si può fare la doccia qua, sì, che sarà da cambiare, Cristiano. Non può tornare a casa così. No, si è sudato fradicio. Allora, c'è già rischio espulsione. Bisogna che ti cambi. Cioè. Allora, vado a casa io dopo. No, non ho, cioè, mi hai detto di Morata, non ho sentito Biasine e Cristiano. Allora, su cosa? Su Morata. Se per questo Morata, non hai sentito un sacco di persone. Su Morata la Juve ha speso fino adesso 20 milioni, giusto? Correggimi Luca se sbaglio. Più l'ingaggio. No. Più l'ingaggio. Se riesci a strappare un prezzo di favore, non so l'Atletico se te lo concede. Ma quanti, ok, è 35, a quanto la Juve dice a, a 18, secondo oggi, me ha senso. No, che abbia senso a 18 ci può stare. Io dico che oggi la Juve, quello che potrebbe già firmarti è un rinnovo terzo anno di prestito. Ancora 10 milioni. Ma si può fare? Penso di sì. Chiedo. Penso di sì. Beh, cioè uno può fare prestiti fino a... Sì, ma di fatto, allora, Cuadrado è stato 4 anni in prestito perché pagavamo in leasing, perché poi scattava soltanto all'ultima rata la proprietà. Sì. Marotta, come con le macchine. Marotta da noi inventò una formula incredibile per riuscire a prendere Cuadrado dal Chelsea, perché praticamente lo pagavamo al quinto anno. Cioè, non lo pagavamo a rate, ma la proprietà del giocatore passava al quinto anno. Poi la Juve anticipò al quarto. Intendo dire che secondo me è una buona trattativa con l'Atletico, che pare davvero totalmente non interessato all'Atletico. Disinteressato a Morata. L'Atletico ha un ingaggio da 8 milioni netti, che non sono quelli che lui prende alla Juve. Quindi se lui torna all'Atletico, l'Atletico ha un giocatore di cui... su cui Simeone non però punta più. Però anche lui è proprio innamorato della Juve, perché se continua a rinunciare... Sì, il 30 dicembre vuole andare a Barcellona. Sarebbe andato anche volentieri. La Juve sta bene, ma a Barcellona le sirene hanno suonato. Per Mimmo. Io la considerazione che faccio è questa, ma va via Morata, ma la domanda che faccio e mangia Gianduiotti qua a fianco a me, ma chi, il problema è poi chi prendere. Cioè, ragazzi, non è che sul mercato ci sono così tanti attaccanti di un certo livello, a livello perlomeno della Juve, disponibili a un ingaggio comunque, cioè, tu dici comunque da tenere nel reparto, insomma, un attaccante. Vabbè, mi libero di Morata, va bene, ok, arriva al Barcellona e poi ti vai a prendere un altro Ken, fischiato un fallo stranissimo a Vlahovic, fischiato veramente io capisco, no, che qua prima, giù. Non era questa azione qua, sì, no, era questa qua, no, questa era questa qua, era. giochiamo però Cristiano, secondo te Morata è un giocatore da riscattare? Non ti interessa, però il reparto offensivo della Juve nella prossima. No, dicono che allora diciamocelo a chiare lettere, Cristiano. Se la Juve è in testa, ti do un assist. Se la Juve è in testa, avesse in testa di non fare il contratto a Dybala, e questo nella testa della Juve c'è già, cioè o una cosa o Morata li tiene per forza. No, intendo dire, esatto. Sì, sì. Cioè, se la Juve pensa, cosa che non sappiamo, ma la Juve secondo me la decisione l'ha già presa. Fa il contratto a Dybala o non fa il contratto a Dybala? Se l'opzione è non fa il contratto di Bala, secondo me la ma Juve... Decide, la domanda che la Juve, la faccio io a voi, 90% tiene Morata. Ma decide Allegri? Beh, certo. Una voce in capitolo ce l'ha. Su Dybala non decide Allegri. No, su Dybala... Sulle conseguenze... Allora, mettiamo così, Cristiano. Allegri. Su Dybala non decide Allegri per un semplice motivo, che se poi Dybala dovesse andare da un'altra parte, ad Allegri, tutto sommato, non creerebbe questo grande disturbo. Neanche all'Inter. Su Dybala e su Morata, invece decide Allegri, cioè Allegri dice voglio Vlahovic, Morata. È un affare decisamente meno oneroso e meno invadente di Dybala. Sulle conseguenze dell'operazione Dybala, Allegri poi ha peso nelle decisioni. Cioè via Dybala, arriva Zaniolo, o resta Dybala, cosa facciamo? Va via Dybala, cosa facciamo? Ok, ma non più su Dybala. Di permettere, sei d'accordo? Sì. Beh, ragazzi, non però mi sembra che Dybala sia più un problema della Juve, dai, ci state comunque girando intorno. I giocatori della Fiorentina si lamentano perché la Juve perde tempo. Andiamo un attimo in pubblicità, dai, torniamo no, subito. No, dico, pazzesco sta cosa.
Rieccoci, allora, intanto ancora Fiorentina pericolosa. Forcing, che... forcing della Juve. Della sì, diciamo Fiorentina. Che doveva essere un finale. No, ma lo vedi che non è più lucida la Fiorentina. No, smetti, da lui, no, dai. È veramente sfilacciata. Cioè, sfilacciata, ma maniera, è sempre lì sulla attacca quattro. In maniera scomposta. Possiamo dire che poi ne parleremo nel post partita. I punti avrebbe meritato la Fiorentina. I punti, però, non serve a niente. Beh, sì, ha preso un palo, ha attaccato di più. Adesso vado a vedere anche i numeri. Guarda un po' i numeri. Comunque, fino adesso, migliore in campo è Ruiu. Direi in che senso? Sì. No, beh, in generale. No, allora è un po' più equilibrata, però vediamoli, poi li rivediamo a fine partita. Totale i tiri da Fiorentina 20, 6 della Juve, tiri in porta 6-1, tiri fuori 7-3, tiri respinti 7-2. Insomma, ma però 0-0. Però 0-0. La Juve sì, sì, ha fatto... però Cristiano, tu insisti ancora con questa cosa qua, ma guarda che 0-0 è pericolosissimo. Sì. No, però dico, per come è andata la partita, Mimmo, però per come è andata la partita, perché se capita un gol della Fiorentina a Torino, ma va bene, Mimmo, però per come è andata la partita, la Fiorentina poteva tranquillamente vincere, no? Questo dico io. Alla fine la Juve, due competizioni europee, due pareggi in trasferta, ha in mano la qualificazione in casa, quindi non è male. Ma dopo vado dai due juventini, però Biasin, Mola, quando... Noi auguriamo di passare entrambi i turni. Certo. Quando lo juventino si arrabbia per il gioco di Allegri, ha ragione oppure no? Ma allora, lo juventino dovrebbe conoscere Allegri meglio di chiunque altro, per cui non si deve stupire. Perché lo conoscono, dicono. Cioè, Allegri è lo stesso allenatore che ha portato una Juventus diversa due volte in finale di Champions. Se c'è un allenatore che può fare un certo tipo di percorso sempre, è quello. Poi ruberà mai l'occhio il suo gioco, mai, posso dirti una cosa? Se il motto è vincere è l'unica cosa che conta, chi se ne frega se il motto è quello? Lo dice il motto, vincere è l'unica cosa che conta, chi se ne frega del gioco se il motto è quello? Poi, è una squadra che è già in grado di vincere? Questo io non lo so, so che ha fatto dei correttivi importanti a gennaio. Forse Tolomei, questo discorso va bene quando è un po' di tempo che non vinci, cioè adesso... Vincere lo scudetto va bene. Come no? E chi ha mai detto che non va bene vincere lo scudetto? No, sto dicendo, a un certo punto voi, a furia di vincere scudetti, avete detto siamo stufi di vincere giocando. Ecco, bravo, stai parlando con uno che gli andava a riprendere tutti per le orecchie. Cioè, fino a questo momento viva gli scudetti, tutti quelli che arrivano. Fino a questo momento è stato un anno. Allegri è stato mandato via proprio per questo, perché proprio il concetto era basta vincere così, vogliamo il gioco spumeggiante. E poi è andata male, ma ci sono anche degli juventini che dicono va bene, è andata male, ma abbiamo sbagliato gli acquisti, gli allenatori, non è che bisogna per forza vincere giocando male. No, beh, ma chiaro, va bene, però evidentemente fino ad oggi l'unico che ti ha dato certezze sotto il punto di vista dei risultati è stato questo qui. E quindi, come sempre accade, qual è l'alternativa? Chi è che la Juve poteva andare a prendere? Perché poi si fa sempre i conti. Non so, avevate parlato di Zidane. Evidentemente parlato... Zidane non era prendibile. Stiamo parlando di mandare via Allegri? No, di non prendere Allegri. Ai tempi, le alternative. Ma vai, invece la scelta, tutti quanti dicevano che era una grande scelta, ma certo. E però adesso sono passati dei mesi. Cioè, cosa poi la squadra l'ha cambiata Vlahovic, non Allegri, sinceramente. Secondo me. Quindi forse anche con gli altri allenatori sarebbe andata diversamente, no? Però stai risparmiando l'ingaggio di Ronaldo. Avevano però Ronaldo, pur giocando male, l'idea di Allegri si vede, nel senso che quante partite è che non perde la Juventus? Sai che alla fine Arthur la sua partita l'ha fatta. Sì. Sicuramente Coppa con voi, meno campionato. Guarda, questa è una lista e non sono poche. Sono anzi 9 partite, evidentemente la Juve a 0 sconfitte, ha sistemato le cose, perché poi vabbè, magari alcune partite comunque non le hai fatte bene, contro il Torino, il derby, eccetera eccetera, però se c'è questo elenco qui significa che un ordine l'ha dato. Ma aspetta un attimo, allora perdi Ronaldo, è vero, prendono Vlahovic, se tu arrivi nelle prime 4 in campionato, arrivi nelle prime 8 in Champions League e fai la finale di Coppa Italia, magari la vinci, puoi dire che è una brutta stagione quella di Allegri? Sì. Beh, le premesse erano un po' diverse. Ma non hai sostituito Ronaldo. Hai sostituito a gennaio, sì, certo. Secondo me nella testa di Allegri c'era anche senza Ronaldo, magari riesco a far meglio. Nella sua presunzione. Infatti lui è arrivato un filo presuntuoso, Allegri, eh. Poi ha capito, guarda che roba. Guarda lì, che è successo. Autogol alla Fiorentina. E quadratone sulla destra. Quadratone che hai mandato. Ma perché lo sapevi? Quadratone.
Maradona sulla lo destra, sapevo. Guardate in mezzo, roba. C'erano solo uomini viola e lui l'ha colpito e la palla in porta. 0-1, Venuti, autogol di Venuti. Che senso? Di carambola. Hai messo tanto però. Allora, il gol della Juve è proprio all'ultimo minuto, nel recupero. No, che poi poverino, sì. Scusa, ho autogol sportivo. Di Venuti, perché l'ha tirata addosso Milenković. Guarda, sfortunato, guarda. Ancora Quadrato. Bravo anche Rabiot, dai, in questa sì, situazione. Bravo anche, sì, bravo anche Rabiot, guarda. Pam, l'ha toccata Milenković e l'ha buttata addosso a Venuti. No, non combinato. Sì, anche il portiere. Ma anche il portiere, stavo dicendo io. Come abbiamo detto che sarebbe Te l'ho detto io, sì. Chiaro. Prenderti i meriti, lo diceva Cristiano e voi due... A dare del porta sfortuna no, a lui. No, io non l'ho mai parlato. No, sì, io non l'ho mai parlato. Io ho detto, lui lo diceva e voi adesso. Io ho detto e ripeto che Ruiu è stato sul trespolo per tutta la partita e ancora lo è. Poi che le forze di Ruiu possano essere inferiori a quelli del destino, meno male. E a quelle di Quadrato. Meno male, se no a Ruiu chiediamo 94 numeri, giochiamo gli altri 6 e siamo tutti contenti. Tolo, bisogna aver visto qualche partita di calcio. No, ma appunto per me questa è la prima, classica partita di una squadra più scarsa che profonde uno sforzo in mano, non riesce a trovare il gol e poi prende la pastiglia in maniera inguardabile. Ecco. Cioè, perché va bene, ma abbastanza casuale, sei d'accordo? Allora. Ma è così, se sbagli tutti con là, poi... Oh, ragazzi, questo è il catch, Questo è il catch, è finita, dai. No, non è ancora finita, sì, perché... Ma anche se sbagli già Fiorentina, cosa cambia? Beh, sì, il risultato è positivo per la Juve adesso. Sì, meglio dello 0-0, però a questo punto hai fatto l'1-0 al 92, se prendi l'1-93... Sei già in finale, Sei un po' quindi, sciocchino. La Juve in questo e finisce qui. Finisce, tra l'altro, vai, la partita termina con uno stop di Quadrado con la palla che arrivava al terzo piano e tu l'hai mandato, l'ha pizzicato Quadrado, pizzicato al momento giusto 1-0. Fortunelli, anche presto saremo così. Va bene. Ma si può corto muso. Non puoi permettere che possa risultare così. No, è bella l'esultanza. No, ma che esultanza, ragazzi? Ma in che modo novino? Ma sai che non hanno risultato neanche i giocatori della Juve? Ci siete da non è risultato. Nessuno, è perché qui abbiamo fatto Monblano un calcio. Monblano è solo Messi. Pizzicato, ho vinto al 93esimo. Siamo stati qua, c'è un autogol, non ci siamo neanche fatti, dai. Tu avresti ribaltato lo studio. Per questa roba qua. Dai. È un gol d'ufficio inchiesta. Ma si può dire, ma scusa, si può dire in tranquillità, visto anche l'orario... Sì. Che la Juventus ha avuto un culo. Guarda, Mimmo. Ha avuto fortuna, dai, ha avuto fortuna la Juventus. Non è possibile una roba del genere, dai. Monblano, sì, Quadrado ha fatto più la differenza rispetto ad Ache, questo è sotto gli occhi di tutti. Ma speriamo che non ci sia collegamento con Mischi, solo quello. No, però Luca, cosa ti lascia questa partita? Intanto la serie positiva che continua, perché l'abbiamo visto prima, e si va avanti. E quindi buone possibilità adesso di arrivare in finale, ovviamente. Sui singoli, Vlahovic, che era attesissimo. Ha fatto un buon secondo tempo. Secondo tempo presente, costruttivo, la squadra si è appoggiata a lui. Con Morata di fianco anche lui forse si trova meglio. Detto questo, l'occasionissima che ha avuto non l'ha sfruttata. Questo lo diciamo. Poi... Sì, esatto, le palle gol molto importanti sono state una ciascuno, credo, no? Una e mezza, perché poi qua Fiorentina ha avuto quel tiro in diagonale, sempre di Koné nel primo tempo. Però palloni... molto importante, sì, allora adesso... col portiere è 1-1, non sto dicendo che la Juve ha meritato, per carità, la Fiorentina ha giocato molto meno. Questi sono i numeri della partita, li vediamo insieme, una Fiorentina che probabilmente Freddy ha prodotto numeri. Di più, non tantissimo a livello, come diceva Tolomei, di chiare occasioni da gol, però sono 21 tiri a 7, i tiri in porta 6-2, di questi due è considerato anche, diciamo, l'autogol, i tiri fuori 8-3, i tiri fermati 7-2, tutto il resto è abbastanza in equilibrio, anche il corner 3-3, insomma una Juventus che Monblano ha definito un po' fortunata in questo finale. No, ho detto, secondo tempo... Di partita. Secondo me no, gli ultimi 20-30 minuti li abbiamo fatti con una sicurezza nettamente superiore a tutto ciò che era accaduto prima, dai, dove sinceramente abbiamo rischiato di capitolare. Bene, è andata bene. Però poi li abbiamo...
stuzzicati al momento giusto. Ripeto, l'azione è veramente epica da riraccontare, perché Cuadrado che si libera sulla destra, sì, perché lui guarda in mezzo, ci sono solo giocatori viola, e lui colpisce quello che ha tirato dritto per dritto, questo si chiama culo e basta. Ma che pizzicato e pizzicato, ha guardato, ha tirato, ma che ha tirato? Dritto no, per dritto. Ha colpito. Cioè, sai che Momblano è in grado, caro Mimmo, e hai ragione, di dare il gol a Cuadrado per carambola. Cioè, sì, dice a mirare il giocatore, scusa, insomma, il giocatore allo stadio, scusa, vabbè, scusa, hanno messo 50 scudetti allo stadio, quindi ci sta pure che si danno il gol a Cuadrado, forse qual è il problema, però però no, non mi guardate così mai, ragazzi. Vabbè, però quando spari col bazooka di qua ti guardi. Ma no, ma no, bazooka no, in questo periodo. Solo detto che tra le cose che avete manomesso il gol di Cuadrado è meno. Però bisogna dare atto che secondo tempo hanno fatto qualcosa di meglio. Sì, dai, è ancora uno 0, è uno 0-1, una vittoria, la vittoria di Allegri, la vittoria è uno 0-1 che vale uno 0-0, nel senso. No, come 0-0, dai ragazzi. No, no. È stata una partita da 0-0 per quanto mi riguarda, in quel senso lì è chiaro che conta come una vittoria, ma io non posso essere contento. Avete avuto due grosse occasioni nella ripresa, quella di Vlahovic e quella di Cuadrado. Troppo poco. La Juve ha fatto vedere troppo poco stasera rispetto a quello che ci aspettiamo. Cioè, in campionato ti serve un'altra marcia, diciamo, per vincere le prossime 11 partite o comunque altre 3. Okay. Arrivare allo scontro diretto con l'Inter, quindi vincere le prossime 3. Le rivediamo ancora le prossime partite Juve. Devo dire che avete un calendario abbastanza in discesa, diciamo così, dai, Spezia, Samp, lasciamo perdere la Champions, dove comunque avete buone possibilità, la Salernitana e poi l'Inter dopo la sosta. Dopo la sosta. Dopo la drammatica sosta. Sì, perché c'è di mezzo ovviamente la qualificazione. Sono 9 punti e quarti di finale, sicuramente. Per la Juve? No, per l'Inter. Per tutti. Cioè, secondo me, Juve-Inter collocata... È drammatica, Luca, sinceramente, in questo momento, utilizzare l'aggettivo drammatico mi sembra quasi... No, dai, qua parlare di calcio. Dai, è drammatica calcio. Perché? Perché ci saranno delle nazionali che sono tutte lì a ridosso di una qualificazione mondiale e tante torneranno... Chi è euforico ma consumando tantissime energie, chi depresso. Sì, cioè non si scherza, nel senso non qui, è no, una ragazzi, sosta per gli amichevoli per una partita del girone. Ragazzi, ma chi ascolta i giocatori sa benissimo che i giocatori che sono coinvolti, non solo gli italiani, di quella cosa lì parlano tutti i giorni. Sempre. Ma tanto siamo sicurissimi che possano giocare in nazionale o non si sospenderà all'ultimo momento? C'è questa possibilità. Vabbè, la Russia è stata esclusa e quindi loro non giocheranno. Però veramente parlare degli spareggi adesso. Si può parlare degli spareggi, però in questo momento Juve-Inter dopo gli spareggi è una tripla, a prescindere... Comunque una tripla. Sì, però scusami, chi la prepara quella partita? Allegri, Simonetta, che cosa prepara? Posso dirvi una cosa? Guardando le due squadre in questo momento, l'Inter che abbiamo visto ieri sera, la Juve che abbiamo visto stasera. Finisce 1-0 oggi. Per la Juve. Per la Juve. Eh sì, l'altro se ne ho mai, la Juve è... pizzica al momento giusto, 0-1. Sì, però, no, dico, guardando lo stato di forma delle due squadre, 0-0. È chiaro che manca ancora parecchio, però Fabrizio... La Juventus in questo momento può battere l'Inter. Se guardiamo... Io continuo a pensare che l'Inter lascia perdere la partita di ieri che è brutta. Ma in generale non è che l'Inter stia giocando peggio della Juventus. Forse non ha i risultati in questo momento, ma non sta giocando peggio della Juventus. Io non mi aspetto di entrare in campo da sfavorito, francamente. Però il calendario, adesso vediamo anche quello dell'Inter... Forse è più favorevole quello della Juve. Cioè, nelle prossime partite... Ma io sul calendario, sinceramente, non faccio tanto affidamento. Ma magari faccio più fatica con la Salernitana venerdì e meno con una grande squadra la settimana successiva, perché dipende molto a questo punto anche dagli obiettivi di tutte le squadre. Ti faccio vedere. C'è la Salernitana, ovviamente. Poi il Liverpool in Champions, Toro, Fiorentina e Juve. Calendario per arrivare a Juventus-Inter in questo momento è... Non è bellissimo il calendario dell'Inter? È un po' più difficile quello dell'Inter rispetto a quello della Juve. Sì, sì, il calendario... Anche perché che ne dica Sandré, però cioè, se vuoi ambire ad essere una grande squadra, non puoi andare a Liverpool con le braghe calate. Cioè, la roba di andare a Liverpool... Ma non esiste neanche... Cioè, cosa fai? Vai a giocare veramente con le riserve? No, ma al di là delle riserve, cioè andare... come vittima sacrificata, a parte che veramente rischi di fare una figura che... Ma no, ma non sarà così, infatti. Cioè, l'Inter andrà e farà la sua partita. Ho capito, bravo. Se vai e fai la tua partita,
hai visto all'andata giocare alla pari con Liverpool quanto ti costa di testa e di gambe? Però, capito, l'hai visto all'andata, eh? Ma cosa fai? Vai lì e dici va bene, schiero le seconde. No, lui dice, però se mentre parliamo tu ti fai affari tuoi e dopo intervieni, abbiamo detto proprio questo. Allora abbi un po' di pazienza perché sai che soffro del morbo di Duputrini. Abbiamo detto proprio questo, abbiamo detto che proprio perché non puoi andare con le braghe calate, la partita la devi giocare sapendo che loro sono superiori, ma ti costa giocare una partita face to face con Liverpool a livello di testa, di gambe. Poi c'è il Toro. E l'hai visto con il Sassuolo, perché la Fiorentina, Fabrizio, c'è la peggiore partita, è stato il derby. Io ho visto Inter Sassuolo, sono rimasto a bocca aperta, perché una perforabilità così. Ripeto, però dal 25esimo, cioè dal 2-0. No, Fabri, no, veramente. Dal 2-0, cioè, poi l'Inter ha giocato solo l'Inter. Eri troppo aperto. Veramente, il Sassuolo poteva fare 5-2. Ma dal 2-0 in avanti ha giocato solo l'Inter. Dobbiamo dire che... Ti aprivano come volevano. Ragionando sul discorso della sosta e dei play-off mondiali, potrebbe però mischiare un po' tutte le carte. Nel senso, tu Inter arrivi da... magari non partite brillantissime, impegnative con Torino e Fiorentina, poi la sosta rischia di portare tutti sullo stesso livello, nel senso che la Juventus, che ha partite più semplici, poi avrà giocatori anche lei impegnati nei play-off. Vediamo cosa succede. Sì, certo, però Juventus-Inter può essere uno snodo cruciale per voi, Tolomea. Io vedo che voi avete il sorcio in bocca dello scudetto. No, ma guarda, questa roba qua non me la trovi neanche se mi fai una... un'analisi approfondita, mettiamola così. No, io sorcio in bocca non ne ho. Ti ho detto che secondo me si può pensare di non arrivare quarti e di dare fastidio volta per volta a chi fa un altro tipo di campionato rispetto al nostro. Ti faccio io questa domanda: secondo te questa Juve che hai visto stasera è in grado di fare 83 punti? No, secondo me non è in grado di vincerle. O vinciamo scudetto con 75. No, secondo me non è in grado di vincerle tutte. Basta, è questo dico. Però secondo me la Juve è meglio di quello che abbiamo visto stasera, sicuramente. E sicuramente può fare meglio, può far sempre meglio. Questo non credo che basti per vincere lo scudetto. Tutto qui. Se continui a rubare, vediamo la classifica intanto. Rubare. Se continui a... però Stefano, poi dici che sono io, ragazzi, a recuperare punti in classifica, non la miglior serata di Donati, a recuperare ragazzi, vabbè, se non si può dall'altra parte non è facile, persino Giulio è diventato tira la parte di là. Queste sono le prossime partite del Milan: Napoli, Empoli, Cagliari e Bologna. Come sono rispetto a quelle della Juve dell'Inter? No, ma va bene, d'accordo. Come sono dopo Napoli, tutto sommato? È evidente che la Juve tra Spezia, Salernitana e Sampdoria, oltre all'Empoli, deve pensare di provare a fare 12 punti. Questa è una cosa, Stefano, però. Ma con 12 punti cosa succede? Sembra Tolomei Ruiu. No, dicevo che il Milan deve affrontare le quattro partite che hai enumerato, sono tutte con squadre che in questo momento non stanno male. Cosa ridi, è vero? Il Napoli, no, è vero, il Napoli, il Cagliari, il Bologna, sono squadre che in questo momento non stanno male. Secondo me la Juventus affronta invece squadre che... Che non sta. Guarda che, Cristiano, la partita è finita, puoi riposarti un attimo. No, vabbè. Oh, no, capito, cioè prosegui. Adesso il Bologna, è in salute la Sampdoria, non so. Ma non lo so, ha battuto 4-0 con lo stesso Sassuolo di cui stavi parlando adesso due settimane fa. Lascia stare, un passaggio. Il Bologna buono. Invece ci riempiamo gli occhi tutte le domeniche del Bologna, no? Per esempio. No, però. No, ok. Vabbè. Cioè tu dici a livello di calendario, no, a di quello il Milan ci ha dimostrato, ecco, purtroppo una partita come quella che ha vinto stasera la Juventus, il Milan ci ha dimostrato che difficilmente è in grado di vincerla. Cioè il Milan fa i punti quando va a cannone e grazie al cielo lo fa molto molto spesso, però hai visto le ultime due partite che ha provato, come direbbe Gianforlini, a gestire il vantaggio sia con la Salernità, anche con la Sampdoria, perché non è che Milan con la Samp a San Siro ha fatto un partitone, anche se ha vinto 1-0, e poi con la Salernità e con l'Udinese ha provato a gestire il risultato, è andata molto male. Secondo me in riserva la Juve qualche punto in più rischia di farlo, perciò se Milan gioca a 1000 all'ora può vincerle tutte. Allora, andiamo sul mercato, perché volevo partire dalle parole di Maldini di ieri sera, che a proposito di Kessié,
l'ha praticamente salutato e dice: il giocatore è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo, la linea è quella dettata dal club e da questa non ci scostiamo assolutamente. Questo però ci deve dare una lezione, cioè ci deve, dovrebbe dare una lezione a quelli che l'anno scorso, per giubilare rapidamente Çalhanoğlu e Donnarumma, avevano già eletto il nuovo capitano, il condottiero attaccato alla maglia, simbolo che sì. E poi alla fine invece scopriamo che ha fatto esattamente che fa, fatto e fa quello che fanno Çalhanoğlu e Donnarumma. E la colpa, qua, dare la colpa, secondo me in questa situazione qua è sbagliata. È sbagliato dare la colpa al giocatore che fa il professionista, è sbagliato dare la colpa a questa società, perché questa società, continuo a ripeterlo, eredita una gestione frammentaria e senza continuità di 4 anni in cui Milan ha cambiato 4 società. E questi problemi qua tu te li porti dietro con una, con cioè, un continuo, cioè tu dici rinnovi adesso di Leao che sembra il prossimo, Bennacer, questo è, questa è la pianificazione. Così bisogna pianificare, tu devi pianificare quando hai i giocatori in scadenza, in questo caso 2024, li porti 2026. Però Cristiano, ma... permette, tutto giusto, però secondo me perdere 4 giocatori a parametro zero in 2 anni sono un po' tanto. No, è tantissimo, non è tanto. Tanti. Giulio. No, quello che cioè, dico io però, dare la colpa, adesso figurati, io non è che, sai che io non è che difendo a prescindere, però dare la colpa a questa società, secondo me è sbagliato, perché quello che è successo al Milan è figlio di un continuo cambio di strategia societaria. Poi in 4 anni il tuo fatturato crolla, problemi anche esterni, il Covid eccetera eccetera, e tu è chiaro che questi giocatori qua quando ritornano ad alzare il loro valore possono andare in giro per l'Europa, chiedere un ingaggio migliore e non li puoi più accontentare. Tanto che sì, si parla, cioè, vediamo... che sì, se chiede 8-10 milioni... È chiaro che è un ingaggio che non è nel range del Milan. Però sembra accontentarsi, tra virgolette, di 6 milioni e mezzo da subito, più un bonus alla firma da parte del Barcellona. Non è, non sono 6 milioni e mezzo, Stefano, perché se sono 6 milioni e mezzo e c'è un bonus alla firma di 20, tu devi splittare quei 20 milioni sulle 4 annualità del contratto, non sono 6 milioni e mezzo. È un modo per pagare tasse di meno. Sì, sì, non penso so come spiegartelo, però, firma. Perché se tu firmi col Milan a 5 milioni non ti danno 20 di bonus. C'è il discorso delle commissioni, infatti. Quello è la differenza. E che se ne dica, non è che le commissioni di che sì, come di Raiola, come di, vanno tutte in tasca a Tanganà. Certo. Queste sono le percentuali, quindi Barcellona in questo momento scusate, è in vantaggio. Scusate, vanno nelle tasche di chi? Di che sì. Anche di che sì, e dei giocatori, certo. Però Barcellona... Perché tu pensi veramente che quando... Ma lascia stare, metti il nome del procuratore che vuoi tu. 20 milioni di commissioni, pensi che sono tutte del procuratore? No, per carità. Lo sai, in passato ci è stato insegnato che fossero anche di qualcun altro, no? No, io sto parlando di legalità. Ah, ok. Sto parlando di legalità. Detto questo, dimmi Mimmo. No, volevo dire che si perde di vista sempre questo aspetto, che sì, ha un procuratore che gestisce solo lui. Sto parlando di nomi importanti, poi ne avrà altri 3.000 che nessuno conosce, ma di giocatori importanti, Vandanara... ha solo lui, perché questo è il punto. È chiaro che Vandanara quando va a trattare cerca di ottimizzare al massimo, perché lui il suo colpo della vita lo deve fare con quel calciatore lì. È evidente, questo mi sembra talmente evidente che però che un altro sembra... giocatore che non rinnoverà con il Milan, poi vediamo gli altri, quelli della Juve, l'Inter, Romagnoli. È Romagnoli. In questo momento più Lazio che Juve. È un po' diversa per Romagnoli. Per Romagnoli la situazione è un po' diversa. Si accontenta lui di 3 no, milioni e 2 ti spiego, la situazione bonus. È un po' diversa, ma è sempre figlia di una gestione totalmente scellerata di una proprietà precedente, diciamo di una società precedente, perché in quel momento con il Milan che aveva delle oggettive difficoltà non soltanto economiche ma anche patrimoniali ma anche gestionali, dare 5 milioni e mezzo all'anno a Romagnoli, sì, quello è vero. Cioè, veramente è stato un errore, sì, non posso neanche dire il più grosso errore di Mirabelli, salire, ne fai talmente età a salire, cioè quello che diceva prima scusami Tolomei, purtroppo i dubbi ti vengono, perché tu in un momento così rinnovi a Romagnoli col Milan che è arrivato sesto, settimo in classifica a 5,5 all'anno. Ma com'è possibile? Sì, però adesso Romagnoli si accontenta di 3 milioni e 2 dalla Lazio e il problema Milan è quello, offre meno di 3 milioni e 2. Il problema è quello, Stefano, che chiaramente il contratto di Romagnoli non lo puoi migliorare. È a zero e essendo a zero
si può permettere di scegliere la soluzione migliore, che magari non è 5,5, magari è 3,5, però per te sono troppi. Questa è la, invece la situazione di Dybala, Monblano, Tolomei, 70 Juve, 20 Inter, o è troppo alta la percentuale della Juve? Luca? Luca? Io credo che sia una percentuale equa, a patto, equa nel senso 70, lo trovo equa a una sola condizione, se no la devo sensibilmente abbassare, e probabilmente qui dentro ci potrebbe essere anche nel 5% dell'altro la squadra eventualmente alternativa. Io non do, io penso ci possa essere anche qualche sorpresa di società che possono aver contattato e farsi vivere con Dybala a cifre che sono i famosi 10 milioni, però la abbasso, o meglio la confermo il 70%, a patto che questo incontro avvenga in tempi brevissimi. Se dovrà essere febbraio, se ci confermeranno che no, va bene, l'incontro si fa dopo il ritorno degli ottavi, a quel punto non ci credo più. Non ci credo più perché sono già stati dati tre step più o meno espliciti diversi dalla Juventus. Uno era la chiusura dell'esercizio, quindi il 31 dicembre. La seconda è stata data col CDA. E ce n'era stata un'altra, cioè, no, c'era stata la prima che era quella di ottobre con l'accordo verbale. Se viene dato un altro step che ci rimanda avanti gli altri 20 giorni, secondo me inizio veramente a dubitare. E ti dico di più, ti faccio riflettere. Dimmi su più. Questo. Qualora la Juventus avesse già deciso di sostanzialmente separarsi da Dybala, la comunicazione di Juventus, la gestione comunicativa della Juventus oggi è stata premiante o no? E io ti rispondo col polso della tifoseria e ti dico sì. Cioè, paradossalmente oggi il tifoso della Juve è incredibilmente quasi pronto a una cosa che solo, un mese e mezzo fa avrebbe affrontato con un grande divisione. Oggi invece il tifoso ha quasi capito, gli è stato rigliato che andrà via. E la comunicazione, devo dire, che io ero scettico all'inizio, all'inizio gennaio, quando arriva bene partito con le invettive. Oggi ti dico che sta funzionando se guardo il tifoso. Con una differenza, Stefano. Ha una sensibilità diversa. Che ai tempi Donnarumma... il Milan era palesemente, lui ha detto come con Donnarumma. Sì, anche i tifosi del Milan hanno digerito. Però con la differenza che all'epoca il Milan si fece palesemente avanti per Donnarumma e ci fu un rifiuto di Donnarumma. Qua no, qua è sottobosco, qua non si sa la verità. Qui no. Cioè, allora, no, sì, allora, sì, 70% di Dybala firma, stesso appuntamento lo fanno nei primi 15 di marzo. Vediamo. Ma no, dovesse esserci la separazione, non so se concordi o meno. No, ma assolutamente. Si separano per volontà della Juve, non per volontà di Dybala. Assolutamente. E quindi è l'opposto di Donnarumma. Non è così, Luca. Perché a un certo punto è il Milan che prende il toro per le corna e l'altro non Mignano. Risponde mai. Come? Ci hanno detto, l'altro non risponde mai. No, dico, però a un certo punto è il Milan. Dybala è lì che aspetta di... Ma dipende anche da quali sono le tue prospettive. È una grossa diversità. Io non so come la Donnarumma col Milan, ma aggiungo quello che ha detto Luca, che nella fattispecie di Dybala, oltre ad aprire una piccola spaccatura nel mondo della Juve, ce ne sono fin troppe purtroppo nel mondo del tifo juventino, è smisuratamente spostata verso la società questa storia di Dybala. Cioè non è un 60-40, 55-45, ogni tanto anche nei sondaggi che facciamo tra di noi, insomma, dove noi non partecipiamo, però è enormemente cambiato, è 90-10. Sì, quindi è cambiata. Zaniolo, cioè, potrebbe essere il sostituto, vediamo se poi. Però quel discorso che facevamo prima. Però ci sta, perché non sta convincendo, non sta giocando. C'è anche tutta questa parte ovviamente che aiuta. Il tifo vive una pesantezza di cui è stufo. Un po' perché Dybala non c'è, un po' perché la società... Beh, obiettivamente... Però onestamente quello che dice Cristiano è vero, cioè se dall'altra parte Cristiano e Dybala giocasse, facesse un sacco di gol, eccetera, capisci che... Il caso del Milan, Donnarumma è andato via da protagonista, da capitano, col Milan che ritorna in Champions League dopo 7 anni. Beh, quest'anno era Romagnoli, la fascia va che sì, sono i due giocatori in scadenza che se ne vanno. E il Milan negli ultimi anni ha tutti i giocatori capitani in scadenza. Biasin, poi vado da Mola. Bremer invece è l'obiettivo Biasin, numero uno dell'Inter per la difesa. Pensavo fosse andato a casa Biasin. Lo diamo più all'Inter che alla Juve noi. I tre quarti delle squadre che hanno le minime ambizioni in Italia e in Europa, perché sta disputando una stagione perfetta, praticamente perfetta, e quindi era molto più facile prendere solo 2 anni fa. Adesso
puoi avere tutta la, la volontà del mondo, ma io temo che il prezzo sia destinato a crescere parecchio. Sicuramente l'Inter un tentativo lo sta già facendo. Cioè lo schema lo può essere fuori facendo. De Vrij dentro Bremer. Nel, che De Vrij possa portare una plusvalenza è abbastanza scontato. Scontato no, però è abbastanza probabile, perché è arrivato a zero, va via dopo X anni, non, non viene rinnovato adesso, per cui sicuramente l'Inter lì sta ragionando su una plusvalenza. Poi bisogna capire chi arriva. Bremer è certamente la prima scelta, ma non è semplice. Mole, in 30 secondi, dimmi Bremer-Inter se ti risulta anche a te la... Sì. Sicuramente il difensore che stanno su cui hanno messo gli occhi, che hanno visto da mesi, li ha convinti, anche perché secondo me l'Inter, se avesse potuto, avrebbe trattenuto anche De Vrij, però De Vrij in questi ultimi mesi ha avuto un rendimento sempre non sta convincendo. Poco convincente, non credo sarà, magari arriverà Bremer, ma potrebbe arrivare anche qualche altra cosa dall'estero. Allora, io devo, vedo già pronto Michael Cuomo, si continua fino alla una con il mercato, il post partita, grandi novità, Cuomo, il futuro di e di tutto Ibra. Questo con Cuomo? Mimmo, tu vieni via con me, giusto? No, mi dicono dalla regia. Cuomo, tu... mi fermo. Ah, se c'è Cuomo ti fermi, va bene, allora si ferma anche Mimmo, noi andiamo un attimo, tu ti fermi Giulio, no, tu... Allora, adesso pensa vediamo. Che mi diceva, speriamo ci sia Cuomo e vada via Donato. Andiamo un attimo, che saluti, chi rimane. Facciamo un po' di ordine. No, no, lo vediamo dopo, quando torniamo lo vediamo, chi c'è. Ma qui Cuomo sicuramente Cuomo, tra poco.